Vabbè, buonasera a tutti, benvenuti in questa sala tropicale per questo talk. Secondo voi ringrazio il Giug che mi ha invitato a fare quattro chiacchiere. Vabbè, questa sera vedremo un po', vi racconterò un po' di cose su questa piattaforma che conosco abbastanza bene. Io sono, intanto vi presento un attimo, sono Francesco Ronchi, sono uno dei due fondatori di Synesthesia SRL, una società che si occupa di sviluppo software in ambito sia mobile che web. In particolare, parlando del discorso mobile, su Android abbiamo realizzato una discreta quantità di applicazioni, anche di una certa importanza, molte realizzate con agenzie, quindi white label, di cui non risultiamo realizzatori, però diciamo che ci sono delle referenze interessanti. Noi sviluppiamo software, realizziamo anche dei corsi di formazione, quindi messaggio promozionale se vi potesse poi interessare anche un discorso relativo a formazione in ambito Android, una cosa che realizziamo. Io personalmente mi sono occupato dello sviluppo di applicazioni tipo Digicom, Explore Mediaset, Panorama.it, sono applicazioni di una certa entità sulla piattaforma Android. Adesso sto cercando un po' di smettere di sviluppare, però insomma, l'esperienza accumulata è parecchia. Cercherò di raccontarvi un po' di cose nei limiti del tempo. L'argomento è assolutamente enorme, smisurato, però quello che è l'obiettivo di questa serata è dare un overview e poi eventualmente approfondire anche con le vostre domande. Vi invito in qualsiasi momento a interrompermi, a chiedermi approfondimenti, delucidazioni, qualunque tipo di cosa. Va bene, partiamo. Che cos'è Android? Partiamo dalle basi. Va bene, se è un operativo dedicato a cellulari, magari molti di voi hanno già un telefono Android. Ah, ecco, giusto per curiosità, quanti di voi hanno un telefono con Android? Beh, abbastanza, quasi metà forse. Quanti l'avranno? Non lo so. Quanti di voi hanno già sviluppato qualcosa in ambito mobile, anche non su Android? Ok, 5, 6, non tantissimo. Benissimo, allora, è un sistema operativo che non è solo per cellulari, in quanto ci sono sicuramente anche c'è il discorso dei tablet che è arrivato un po' dopo rispetto ai cellulari sulla piattaforma Android, ma anche ad altri tipi di dispositivi. Sono mai usciti dei set box, quindi delle scatole da collegare alla TV, specialmente una della Logitech, altri produttori un po' meno famosi. Sony ha prodotto una TV che integra direttamente Android, e in più ci sono un po' di utilizzi all'interno di sistemi embedded a livello industriale di vario genere. Poi, come giustamente qualcuno ricordava, qua manca, c'è anche l'Android per X8 6, che è una versione di Android realizzata appunto per funzionare su normali PC. È più un oggetto un po' sperimentale, però esiste anche quello. Perché sviluppare su Android? Vabbè, allora, intanto un po' di caratteristiche interessanti. È stato creato da Google. Una frase solo in parte vera, in realtà è stata acquistata una startup che ha realizzato la primissima versione di Android, che si chiamava appunto Android, la società, è stato reso open source da Google, è stato poi distribuito e reso open source da Google. È distribuito con licenza Apache 2.0 per chi avesse la curiosità, ed è basato su Linux e Java, nel senso che è un sistema molto ampio e articolato, non è soltanto un sistema operativo ma è anche un framework applicativo. La parte di sistema operativo è Linux, quindi tutto quello che riguarda il kernel, i driver di basso livello e quant'altro è il buon vecchio Linux. Stato in su, dopo vedremo anche la cosa nel dettaglio, si parla invece di strato applicativo che è basato su Java, su una versione particolare di Java. Si utilizza molto Java e XML, ci si sente abbastanza a casa a sviluppare su Android, specialmente appunto vista la platea di utenti Java, non c'è nessuna grossa difficoltà a imparare a sviluppare su Android.
diciamo che per iniziare un paio di settimane sono sufficienti, poi per diventare molto bravi ovviamente il tempo non è mai abbastanza, però diciamo per riuscire a essere produttivi, se uno è un buon sviluppatore già riesce a essere in un paio di settimane, un mese al massimo. Per sviluppare, a differenza di altri sistemi operativi, di altri ambienti, diciamo, non devo dotarmi di una particolare piattaforma, ma posso lavorare su Windows, su Mac, su Linux, indifferentemente. Tutti i tool, almeno quelli ufficiali, diciamo, rilasciati da Google, sono disponibili su tutte le piattaforme. È un sistema operativo, una piattaforma che ha un successo esponenziale in continua crescita. La notizia è di ieri, l'ho aggiunta in estremis, ci sono 850.000 attivazioni ogni giorno di device Android, attivazioni uniche, contando solo una volta un device, quindi se uno si formatta il telefono e lo riattiva non viene contato, e siamo arrivati a 300 milioni circa di dispositivi Android ufficiali. Cosa significa ufficiali? Non vengono contati, ad esempio, dispositivi che non sono direttamente, diciamo, supportati da Google. Per esempio l'Amazon Kindle, non so se avete presente, è un tablet basato su Android, però è basato su una versione di Android customizzata da Amazon, non ha il market Android, ad esempio, poi vediamo che cosa significa, e non è contato in questa statistica, quindi il numero di dispositivi in realtà è ancora molto maggiore. Una cosa interessante anche da considerare è l'ecosistema di Android, cioè Android sì è un sistema operativo ma si porta dietro un ecosistema, cioè per dirne uno, il market, i vari market, perché non ce n'è uno solo, c'è quello ufficiale di Google, ma ce ne sono diversi alternativi, e poi tutto quello che ruota attorno alla piattaforma stessa, quindi tool di sviluppo. Una chicca, vabbè, questa slide sono in parte già stato utilizzato nella presentazione di qualche tempo fa, e questa era una novità al tempo. Android era stato criticato dalla buon'anima di Steve Jobs, dicendo che un sistema operativo open come si era già visto ed era stato un disastro, e parlando di Windows, paragonando Android a Windows, dicendo che era Windows dei cellulari, del mobile, perché diceva appunto che avrebbe fallito in quanto doveva supportare una quantità di hardware enorme, differente, e quindi l'apertura di Android sarebbe stata un problema, un fallimento. Andy Rubin, che diciamo il responsabile del progetto Android in Google, che è la stessa persona che lo ha creato nella startup di cui parlavamo prima, ha twittato questa definizione di open, dicendo no, Android è open in questo senso, cioè questo è il comando che si dà da shell per scaricare l'intero tree dei sorgenti di Android, tutto, dicendo questo significa open. E questa è una cosa che non ha poca importanza anche dal punto di vista pratico, perché il fatto di avere il kernel di Linux, vabbè, difficilmente qualcuno andrà mai a sviluppare. Scusi, devo chiudere le finestre perché dovrà allarmarmi. Scusa, è un po' caldo, mi dispiace, ma. Quindi, dicevamo appunto, al di là del fatto che il kernel sia open source, la cosa interessante è che tutto lo stato applicativo e quindi anche tutte le applicazioni, compreso il launcher iniziale dove ci sono le icone, l'applicazione per mandare l'SMS, con qualche piccola eccezione, fanno eccezione ad esempio l'applicazione del market, l'applicazione delle mappe di Google, è tutto open source, il che significa che se uno vuole andare a vedere esempi di codice ne trova a bizzeffe direttamente dentro il sistema operativo. Ma non solo, se uno ha necessità di dover modificare, avere un controllo di un certo tipo e il sistema operativo non lo prevede, nulla ci vieta di andare a prendere quel controllo, prendere il sorgente, includerlo nella nostra applicazione, modificarlo, cosa che mi è capitata di fare personalmente, modificarlo e ricompilare il tutto e ottenere il risultato richiesto, il risultato cercato. Allora, questo non spaventatevi, questo è la rappresentazione di questi strati che compongono Android. Come dicevo appunto, Android non è solo un sistema operativo, ma ha anche uno strato applicativo. Quindi sotto la parte rossa
è tutto quello che è Linux. Quindi abbiamo, non so se si legge, comunque i driver della scheda video, i driver del Bluetooth, della memoria, flash, la gestione della batteria, power management, wifi e quant'altro. La parte verde corrisponde alle librerie di base di Android. Android fa ampio uso di componenti open source, quindi abbiamo per esempio SQLite come database, che troviamo anche su altre piattaforme, troviamo sull'iPhone, OpenGL, FreeType, WebKit, importante, un altro componente importantissimo di Android, che è la base del browser, non è la stessa base che troviamo in Safari su desktop, in Chrome su desktop, e su mobile la troviamo anche su Android. Quindi questo è anche importante perché significa che la maggior parte di quello che sono le applicazioni mobile web o i siti web che funzionano su iOS o comunque in HTML5, funzionano anche sui browser di ultima generazione, funzionano più o meno nello stesso modo, quasi nello stesso modo anche su Android, perché il motore base del browser e dell'oggetto anche WebKit, quindi della WebView che noi possiamo utilizzare nelle nostre applicazioni, è lo stesso. La parte Java è importante perché è la runtime Java. Allora, Android non usa una virtual machine standard, usa una virtual machine un po' modificata che si chiama Dalvik, che ha una serie di caratteristiche di ottimizzazione. Infatti il codice che viene eseguito non sono direttamente dei jar a cui siamo abituati, ma dei file che hanno una sezione differente, che vengono pre-trattati e vengono poi inseriti all'interno del pacchetto dell'applicazione. Salendo sempre di livello arriviamo al famoso Application Framework, che è scritto a sua volta in Java. Quindi tutte le librerie, da qua in giù, siamo in C++, il verde e il rosso è la parte anche di Virtual Machine, la parte blu invece è scritta interamente in Java, quindi tutto quello che sono le librerie applicative che si vanno ad utilizzare, quindi tutto quello che gestisce le activity dell'applicazione, delle varie applicazioni, la comunicazione, l'implementazione dell'interfaccia e quant'altro, è tutto realizzato in Java. L'ultimo strato, sempre in blu in alto, sono le applicazioni, che dicevo appunto, l'home screen, l'applicazione dei contatti, l'applicazione del telefono vero e proprio, quindi la parte che ci permette di telefonare, il browser, eccetera, sono applicativi scritti in Java, e che si possono oltretutto, ma questo non da parte dello sviluppatore ma anche da parte dell'utente, cambiare. Non mi piace come funziona il gestore degli SMS di Android, del mio telefono che ho in tasca, vado sul market e ne scarico un altro, e l'architettura di Android permette di pluggare, non togliere un elemento e sostituirlo con un altro, con delle soluzioni anche molto eleganti a livello software per realizzare tutto ciò. Qua diciamo più o meno l'abbiamo già detto, le applicazioni sono lo strato più alto, quello che vede l'utente, che possono essere quelle del telefono oppure di terze parti, c'è l'application framework, questa virtual machine Dalvik, librerie native, kernel, eccetera. Qui sono semplicemente sono elencate le cose di cui parlavamo prima. Allora, Dalvik è Java, il Java che si usa su Android, che parentela ha con il Java che si usa in altri ambiti. Allora, il Java che si usa su Android ha molta somiglianza col Java Standard Edition che si usa sui normali PC, sui client classici. Fortunatamente ha poco in comune, quasi nulla, con Java 2 Mobile Edition, che perché ho avuto la sfortuna di lavorarci sopra, qualcuno annuisce, è tutta la mia compassione. È un Java estremamente limitato, arriva fino alla versione 1.3 come compatibilità, come sintassi e quant'altro, limiti di qualunque genere a livello di gestione della memoria, di interfaccia utente, terrificante. BlackBerry è ancora molto parente di tutto ciò. Android spezza completamente questa catena e porta Java 1.6, praticamente l'ultima versione, la penultima, e porta anche tutta la possibilità di utilizzare praticamente tutte le librerie Java in circolazione. Se io voglio prendere un jar di un qualunque oggetto realizzato, a patto che non faccia utilizzo di classi che non sono incluse in Android, posso tranquillamente prenderlo, inserirlo e integrarlo nella mia applicazione. Perché ho detto classi non incluse in Android? Perché effettivamente non tutte le classi
diciamo di Java 2 SE sono comprese nel framework di Android, mancano per esempio tutte le classi che gestiscono AWT, perché ovviamente l'interfaccia grafica è gestita in modo completamente differente, è gestito ottimizzato, adattato a quello che è il discorso mobile. Dalvik non interpreta, diciamo prima, non interpreta i file jar, interpreta un formato che si chiama appunto DEX, che è un formato preprocessato. Il passaggio è questo, che vedete qua sotto, dal Java che si viene a creare il punto class, un punto class si inserisce all'interno del punto jar, fin qua tutto normale, i jar poi vengono uniti, diventano dei file DEX, e all'interno del pacchetto applicativo, che è poi la pk è l'equivalente del punto exe, per capirci, di Android, vengono inserite le classi sotto forma di file DEX. Oltre alle classi eseguibili, ovviamente nella pk finiscono anche tutte le risorse, quindi le immagini, i testi, l'XML, tutto quello che è di contorno, diciamo, al codice applicativo. Tutto questo viene gestito dalla IDE, ovviamente non c'è la visibilità di questi passaggi, a meno che uno non si arriva alla pk a cercare. Allora, le versioni di Android. Partiamo dalla 1.5, perché diciamo che è la prima che ha un qualche tipo di rilevanza, e andiamo molto velocemente. Allora, io vi risparmio il discorso, diciamo, fino alla 2.2, due parole solo sulla 2.2, che è la versione in cui è stato introdotto il Just-in-Time Compile, il JIT, all'interno del Virtual Machine, che è stato un notevole passo avanti. Prima l'applicazione Android era un po' lente, diciamo dalla 2.2 hanno migliorato, hanno aggiunto anche un po' di app interessanti. Però vengono, diciamo, queste versioni fino alla 2.2 vengono ancora considerate storiche, in quanto la fetta di mercato è relativamente bassa, comunque in diminuzione. Le versioni recenti di Android invece le più interessanti su cui concentrarsi partono, oltre alla 2.2, dalla 2.3x, dalla 3.0 e poi dalla 4. Allora, perché ci sono tre versioni inserite tra le versioni recenti? Allora, intanto una nota di colore: tutti i nomi delle versioni, oltre a un numero, hanno il nome di un dolce in inglese. L'ultima versione, la 4.x, si chiama, il nome in codice è Ice Cream Sandwich, che è il gelato, come il vecchio biscotto, insomma, dell'agile. Perché ci sono queste tre versioni qua? Da un po' di tempo, torno un attimo indietro, le versioni di Android fino alla 2.2 funzionavano, erano ottimizzate unicamente per gli smartphone, non erano previsti i tablet. Sull'onda però del successo dell'iPad, che se vedete la cronologia, diciamo, si accavalla più o meno alle date della versione 2.2, alcuni produttori hanno iniziato, in primis Samsung, a infilare Android anche su dei tablet, con dei risultati più o meno buoni, soprattutto a livello della compatibilità con le applicazioni. A quel punto Google ha dovuto correre un attimo ai ripari per riuscire a uscire con una versione sul mercato che aveva questa grossa richiesta di poter avere dei tablet Android. Per riuscire a uscire con una versione, ha tirato fuori la versione 3.0, la versione Honeycomb, solo unicamente per i tablet. Quindi hanno detto: non abbiamo tempo di fare una versione che giri dappertutto, facciamo una versione temporaneamente che vada solo per i tablet, poi vediamo cosa succede. Quindi dalla 2.2 sono poi uscite due versioni, la 2.3 e la 3.0, che sono più o meno contemporanee come periodo di uscita, ma in cui Android si è diviso, si è separato. Da una parte ci sono stati gli smartphone con la 2.3, dall'altra ci sono stati e ci sono i tablet con la 3.0. Dalla 4 questa tendenza ovviamente è stata riportata alla normalità, e quindi la 4.0 è una versione che gira su tablet e smartphone indifferentemente. Quindi c'è stato un merge delle due rami di sviluppo. La 4 è uscita da veramente poco tempo, perché è uscita a dicembre. I telefoni che hanno la 4 sono pochi, stanno lentamente uscendo delle versioni nuove, degli aggiornamenti per i telefoni esistenti. Ma ci vorrà un po' di tempo. Ecco, infatti qua c'è questa simpatica slide che ci fa vedere con un grafico a torta qual è la distribuzione delle varie versioni di Android. Fonte Google, aggiornato a febbraio, quindi questo è recentissimo.
come vedete di 4.0 ce n'è pochini, 4.0 4.x, c'è ancora una fetta abbastanza importante di 2.2. infatti, se dovete iniziare a sviluppare un'applicazione, io vi consiglierei di considerare la 2.2 in poi e di ignorare tutto il resto. Una fettona di 2.3 e sotto versioni minori. Quindi questo è importante, questi dati qua sono importanti, interessanti da, da andare a guardare nel momento in cui si inizia a sviluppare un'applicazione, per decidere che versione minima targetare l'Android. Anche perché, cosa importante da sapere, mentre su altre piattaforme tipo iOS la maggior parte degli utenti aggiorna il proprio telefono costantemente quando escono nuove release, almeno finché la Apple lo supporta, su Android succede che non sempre i produttori aggiornino, facciano uscire delle versioni aggiornate di firmware per i telefoni, o comunque escono dopo molto tempo. Quindi è uscito Android 4 da poco, prima che diventi mainstream ci vorrà un po', prima di poter affidarsi al fatto di poter utilizzare, di potersi basare sulla 4. Per evitare questo problema, vabbè, Google sta utilizzando diversi approcci. Uno, vabbè, è quello di cercare di obbligare i produttori a supportare gli update dei propri telefoni almeno per un anno e mezzo, e far sì che quindi anche i telefoni usciti non proprio l'altro ieri ricevano gli aggiornamenti. L'altra cosa interessante è una libreria di compatibilità di cui vi parlerò poi, se non sbaglio, in una slide più avanti, ma intanto vi inizio ad accennarvela. In pratica esiste la possibilità di sfruttare le caratteristiche delle versioni più recenti di Android, della 3 e della 4, anche sui telefoni più vecchi, parlando di scrittura di applicazioni. Quindi se io voglio scrivere un'applicazione e mi rendo conto che voglio utilizzare le caratteristiche che ci sono solo nella 4, con questa libreria qua posso farlo, scrivo la mia applicazione e girerà anche sulle versioni precedenti, perché include, questa libreria include sostanzialmente alcune delle classi che sono state introdotte dopo. Ne parliamo poi magari più avanti con più dettagli. Allora, un'altra caratteristica peculiare, importante, interessante di Android è l'Android Market. Intanto non so se tutti sono familiari su come funzionano praticamente gli smartphone, qual è il modello che ormai si è attestato come standard dopo l'introduzione, insomma, dell'iPhone. Comunque il discorso è molto semplice: le applicazioni vengono scaricate tipicamente dagli utenti degli smartphone da un app store, da un market, insomma da un'applicazione a sua volta che permette di andare a ricercare per categoria, per tipologia eccetera delle applicazioni, di scaricarle, eventualmente anche di comprarle nel caso delle applicazioni a pagamento. L'Android Market si ispira un po' al funzionamento di quello che appunto è stata Apple, che ha, diciamo, battuto strada in questo campo, con alcune variabili, varianti notevoli. Allora, intanto, vabbè, se uno sviluppatore decide di creare un'applicazione per Android, non è obbligato a passare dall'Android Market, però gli conviene, perché tutti i telefoni e i tablet hanno l'Android Market installato, e gli conviene in quanto per l'utente è più facile, però non c'è l'obbligo. L'utente volendo può flaggare un'opzione e decidere di scaricare la propria applicazione altrove. Nel momento in cui però si decide di pubblicare l'applicazione sull'Android Market, occorre registrarsi, pagare $25, una tantum, che servono sostanzialmente a verificare l'identità della persona dell'azienda che ha fatto la registrazione. Dopodiché la pubblicazione è immediata, quindi mi registro sul sito dell'Android Developer, pago il mio fee di registrazione, carico il mio APK che ho creato, compilato e firmato con una chiave che mi sono generato io, e immediatamente l'applicazione è disponibile a tutto il mondo. Quindi questo, non c'è un processo di validazione. Se qualcuno ha già sviluppato su iOS sa bene che la Apple, prima di permettere la pubblicazione di qualunque applicazione, vaglia singolarmente ogni singola applicazione e può anche rifiutarla, oltre a metterci, diciamo, un certo periodo di tempo che è variabile tra una settimana, due, tre, dipende, può anche rifiutarla per tutta una serie di ragioni. Su Android questo non esiste. Esistono dei sistemi automatici di controllo sul malware che sono stati introdotti molto di recente, una specie di antivirus che controlla che l'applicazione non abbia delle grosse, non faccia dei grossi danni. Esiste tutto un sistema di autorizzazioni che le applicazioni devono seguire, quindi
non è che tutto così allo sbaraglio, che non è così facile inserire le applicazioni dei malware, però purtroppo questo meccanismo fa sì anche che ogni tanto venga pubblicata qualche applicazione maliziosa, che quindi crea dei problemi di vario genere, virus o software di questo tipo. Quando questo succede, ovviamente l'applicazione viene ritirata dal market, viene tolta, e in più c'è anche un discorso di kill switch. Cos'è il kill switch? Il pulsante della morte. Google schiaccia questo pulsante e l'applicazione, oltre a sparire dal market, viene disinstallata da tutti i telefoni che l'hanno installata attraverso il market. Se l'utente l'ha installata per i fatti suoi, non succede niente, l'applicazione rimane lì e continua a fare danni. È possibile caricare sul market applicazioni gratuite oppure applicazioni a pagamento. Nel caso delle applicazioni a pagamento bisogna creare anche un account, che è Merchant Account Google, che è l'account e-commerce, diciamo, di Google, che si utilizza anche per altri tipi di attività, e il 30% degli introiti di qualunque applicazione scaricata dal market vanno a Google, esattamente come succede su Apple e su altri tipi di piattaforme. L'ultima cosa che andiamo a dire sul market è la possibilità di utilizzare in app billing, che sostanzialmente è la possibilità di caricare un'applicazione gratuita e all'interno dell'applicazione acquistare dei contenuti. Mi scarico l'applicazione delle ricette, in cui ho 5 ricette gratis. Se voglio scaricare altre ricette, schiaccio il pulsante compra, ho un elenco di possibili pacchetti di ricette, ne scelgo uno e pago solo quel contenuto lì. L'in-app billing è supportato, diciamo, dal framework, quindi basta implementare tutta una serie di componenti software, e anche in questo caso tutto quello che viene venduto attraverso il market, questo sistema qua, ha una percentuale del 30% che rimane a Google. Qua non so se si vede abbastanza, c'è uno screenshot di come è fatto effettivamente il market dal punto di vista dello sviluppatore. C'è tutta la parte di gestione delle applicazioni. Quando io voglio creare un'applicazione la carico, devo associare una serie di informazioni, per esempio degli screenshot che poi appariranno sul market, dell'artwork, delle immagini, delle cose che si possono, che erano grafiche, insomma, che diciamo, illustrano il funzionamento dell'applicazione, descrizioni, keyword, eccetera. Poi, sempre all'interno di questo backend, abbiamo la possibilità di vedere quali sono i commenti che sono stati inseriti dagli utenti della nostra applicazione, eventualmente anche un po' di gestione degli errori, cioè quando l'applicazione va in crash, se l'utente dice manda un'informazione, un po' come quando cresce qualcosa su Windows, qua abbiamo ci appare il fatto che l'applicazione ha crashato, il numero di crash, un estratto, una linea che ci dice in che punto del codice l'applicazione ha crashato, e delle statistiche di download, sia di download che di installato effettivo dell'applicazione. Poi Google Checkout invece è la parte che permette di gestire la parte a pagamento, e lì abbiamo tutta la visibilità dei vari acquisti che sono stati fatti, la possibilità di stornare eventualmente degli acquisti, sono tutta una serie di funzionalità anche molto avanzate che anche dove l'applicazione non servono neanche, e la parte anche di acquisti in app. Abbiamo quasi in tempo reale, con qualche ora di ferita, da tutto quello che succede sull'applicazione. Un po' di informazioni su quanto è grande quanti sono grandi i market, quante applicazioni ci sono sui vari market. Questa informazione qua è un po' vecchia, questo grafico, ma è l'unico che ho trovato che compara più o meno le varie proporzioni dei vari market. Le proporzioni sono leggermente cambiate, perché qua vi ho messo l'informazione del 2012, quindi un annetto fa più o meno le applicazioni presenti sul market di Apple erano 300.000 circa, cioè 330.000. Adesso sono più o meno il doppio, perché sono 700.000. Sul market di Android erano 200, adesso sono più o meno il doppio anche loro, perché sono più di 400.000 le applicazioni. I due colori indicano il verde le applicazioni gratuite, e questo viola invece sono le applicazioni a pagamento. Come vedete, le proporzioni tra gratuito e a pagamento sono abbastanza invertite, sono dove ci sono molte più applicazioni gratuite rispetto ad iOS, dove invece c'è molte più applicazioni a pagamento. Poi vabbè, qua si potrebbero spendere ore a parlare delle dinamiche dei due market, di come la gente interagisce, ma diciamo, quello risparmio sono cose che poi si possono andare a approfondire.
Allora, prerequisiti per iniziare a sviluppare su Android. Che cosa serve? Vabbè, una base di programmazione oggetti, e questa diciamo, speriamo di averla un po' tutti. Conoscenza di Java fondamentale, diciamo prerequisito necessario e pressoché sufficiente a iniziare a lavorare su Android. Non serve neanche di più. Serve un po' di elasticità, un po' di voglia di imparare, di entusiasmo, ma solite cose insomma, che si spera appunto di avere o di essere motivati in altro modo, da dire denaro ad esempio. La conoscenza di XML, perché XML si usa tantissimo in qualunque ambito di Java, di Android, ma si usa un XML molto semplice, quindi anche lì non serve neanche a imparare quello che possono essere appunto la parte XML per Android. Poi, se uno vuole scendere un po' più nel profondo, si può anche lavorare in C++, in C++ con l'NDK, il Native Development Kit, che permette anche di scrivere applicazioni direttamente in C++. Si usa poco, principalmente per motivi di performance, quando uno deve scrivere, non so, vuole compilare un componente tipo FFmpeg, per dirne una, se lo compila con l'NDK, un po' la testa, ma si riesce, dopodiché lo può utilizzare attraverso l'applicazione, attraverso l'equivalente del Java Native Interface, lo può utilizzare direttamente l'applicazione. Ho visto una mano alzata, ma non so se era uno sbadiglio o era una domanda, ma non lo so. Vabbè. Poi una cosa posso che... farti una domanda? Certo. Sì. C'è un'applicazione per cui utilizzate FFmpeg nativo su Android? Allora, c'è un'applicazione per cui abbiamo valutato di utilizzarla, ma abbiamo deciso di non farlo. Per una questione di complessità. In realtà esiste un plugin realizzato da una società statunitense, che si chiama Bitanio, che è basato su FFmpeg internamente e freeware, almeno per applicazioni che accettano una serie di term and condition che loro danno, insomma, raccolgono un po' di statistiche di utilizzo sostanzialmente. Però il freeware ha un'interfaccia già bella e pronta per Android, funziona molto bene, è integrato molto bene nel sistema ed è sviluppato e portato avanti da questa società. Allora, qual è una delle problematiche di usare, quale poteva essere una delle problematiche di usare direttamente FFmpeg? Il fatto che quando si va a compilare in nativo si perde un po' della generalità che ha Java. Su Android ci sono un po' di processori differenti, di tipologie di processori differenti. Non sono molto addentrato sulla tipologia, dovrebbero essere tutti degli ARM comunque come set di base, ma hanno differenze di vario genere. Il fatto di compilare in nativo, bisogna tener conto di queste differenze e decidere quale set di istruzioni base utilizzare. E poi mantenere anche questo tipo di sviluppo, quindi se esce un nuovo processore controllare che funzioni tutto anche su quell'architettura. Ma si può targettare la piattaforma hardware o no? A livello di NDK puoi, se ricordo bene, puoi creare più codici oggetto differenti e poi a seconda della piattaforma su cui ti trovi viene caricato quello richiesto. Quello che fa invece il plugin di cui parlavo, Vitamio, è di caricare un plugin differente, cioè viene proprio installata un'applicazione differente a seconda dell'architettura del telefono. Quindi loro portano già avanti le versioni diverse, ottimizzate, non so, una per telefoni di fascia bassa, media, alta, adesso dettaglio c'è proprio il tipo di processore, la famiglia di processori, e quando l'applicazione parte richiede l'installazione della specifica versione per il telefono. Con un risparmio di spazio anche sul telefono stesso, perché è abbastanza corposo, perché mi sembra sia un mega e mezzo, una cosa di questo tipo, quindi scaricare e installare il codice sorgente per tutte le piattaforme significherebbe scaricarsi 10 mega per poi usarne magari una frazione, quindi viene anche ottimizzato da questo punto di vista. Però comunque è possibile sviluppare, se uno non ha delle particolari esigenze di utilizzare una determinata architettura, si vuole compilare delle parti native, si può fare, non è un grossissimo problema. Questo vuol dire che quando metti qualcosa sul market puoi dire che è compatibile solo con un certo tipo di processore?
Allora, domanda interessante. Dunque, il market fa una serie di distinzioni e quindi propone gli APK, propone l'installazione delle applicazioni secondo tutta una serie di parametri di configurazione che stanno dentro all'applicazione. Quindi io dentro l'applicazione posso dire, per esempio, proprio quando creo l'app, questa applicazione supporterà gli schermi da questa dimensione a quest'altra, oppure supporterà questa versione in poi, oppure da questa a questa versione di Android. Ci sono tutta una serie di parametri che poi vengono effettivamente utilizzati dal market, principalmente questi due. La versione della CPU non so se è uno dei parametri su cui si può andare a lavorare. Quello che fa questo plugin in realtà è: tu ti scarichi l'applicazione che deve usare il plugin, l'applicazione quando parte verifica che versione di CPU è presente sul telefono e manda l'utente sulla versione giusta. Il funzionamento è questo. Credo che non ci sia a livello di market la distinzione, perché mi è capitato per sbaglio di installare l'applicazione per un'architettura differente sul telefono e non il market me l'ha lasciato fare, quindi penso che non sia possibile. Però dentro l'applicazione si può fare, si possono gestire più architetture e scegliere il codice giusto. Si possono anche gestire più versioni di Android, anche si può fare cose interessanti. Ce ne sarebbe da dire. Altre domande? Va bene. Allora, abbiamo visto i prerequisiti a livello di conoscenza. Che cosa mi serve a livello di tool? Abbiamo detto che l'hardware non è importante, Mac, Linux, Windows, va bene tutto. Le soluzioni per lavorare sono sostanzialmente i development tool di Google, che sono scaricabili ovviamente gratis dal sito di sviluppatore Android, developer.android.com, in cui troviamo anche tutta una serie di esempi, di documentazione, di informazioni utili. Android è documentato molto bene, molto molto bene rispetto anche ad altre piattaforme, diciamo che trovare delle informazioni è molto utile, è molto facile. Luoghi dove trovare spunti e soluzioni ve ne consiglio un paio. Allora, intanto per trovare gli spunti, i Google I.O. Google I.O. sono delle conferenze che vengono organizzate annualmente da Google alle parti di maggio, più o meno ogni anno, se ricordo bene, in cui le massime menti degli sviluppatori, non solo di Android ma anche di tutte le tecnologie Google, fanno dei talk molto specifici. Questi talk sono disponibili sotto forma di video, slide e note della presentazione, in cui veramente trovate la Bibbia di quello che serve per sviluppare su Android, le best practice, tutto quello che vi può venire in mente. Vi consiglio, se dovete lavorare su Android, di guardarli, iniziare a guardarli, sono un po' lunghi ma merita. Invece, per risolvere problematiche specifiche, il sito di Android, i vari forum e Stack Overflow, conoscete già, che è un altro luogo meraviglioso in cui trovare risposte di qualsiasi genere a livello informatico, non esistenziale. Sempre per quanto riguarda gli strumenti, l'emulatore Android fa parte dei tool che si scaricano dal sito di Google. L'emulatore Android è un oggetto molto utile, ed è un emulatore a tutti gli effetti, è una vera e propria virtual machine. Ci gira, utilizza QEMU, se qualcuno lo conosce, che simula completamente il processore da livello proprio hardware in su. E questo ha il vantaggio di avere una grande fedeltà al funzionamento rispetto a quello che è effettivamente quello che si vede sul telefono, ha lo svantaggio di essere lento. L'emulatore di Android è abbastanza lento e mangia una quantità di risorse impressionante, quindi se pensate di lavorare seriamente su Android, vi consiglio caldamente di procurare almeno un device. Poi, se dovete testare l'applicazione, procuratevene parecchio, fatevi testare, fondamentale, soprattutto se lavorate su tablet. Prego. Meglio risposta, cioè sostanzialmente su quell'emulatore riesci a fare le cose semplicemente. Se hai una macchina abbastanza carrozzata, riesci a fare quasi tutto con l'emulatore
per quanto riguarda lo smartphone, perché lo hanno con gli anni, col tempo l'hanno ottimizzato sempre di più, l'emulatore, diciamo, per smartphone è abbastanza veloce. I problemi ci sono, però c'è una nuova serie di problemi dalla 4.0 in poi, perché in realtà già dalla 3.0, perché dalla 3.0 hanno iniziato per l'interfaccia utente di Android a usare pesantemente il 3D. L'emulatore emula tutto, compreso anche le OpenGL emulate via software sono penose come performance. Quindi le primissime versioni dell'emulatore per tablet, che oltretutto deve emulare uno schermo anche di una certa grandezza, erano più o meno degli screenshot, non molto di più, e qui è inusabile, sostanzialmente inusabile. Con un computer molto potente si riesce a lavorare anche con l'emulatore, ma sul tablet vi proprio sconsiglio, cioè procuratevi il device più gli DMS. Esatto, si collega al device via USB, si attiva un flag che permette il debug via USB. E anche lì funziona molto bene ed è molto semplice. Il debugging, vabbè, lo potete fare sull'emulatore e avete pieno controllo di quello che succede, ma anche sul telefono. Attivate il debug via USB, è un flag che si attiva all'interno di qualunque telefono, non c'è bisogno di avere un telefono speciale per sviluppatore, non serve nulla. Si attiva, dopodiché, quando lanciate l'applicazione dalla IDE, parte il debugging e debuggate direttamente sul telefono. Velocissimo, funziona benissimo, perfettamente, molto comodo. Il DDMS, Dynamic Debug Monitor Service, fa sempre parte dei tool di Android e permette di correre, vediamo poi dopo dal vivo, permette di entrare veramente nel dettaglio di cosa sta succedendo o nell'emulatore o nel device in modalità di debug, quindi si può vedere lo stack, l'utilizzo della memoria, il garbage collector, fare degli screenshot, si entra veramente dentro. Servizi invece, cioè il device as a service via internet da utilizzare? Ci sono delle cose, onestamente io non ne ho mai utilizzati. Ho visto che ci sono diverse possibilità, un paio di aziende che fanno questo tipo di attività. Ma allora, servono nel caso in cui uno debba fare testing su molti device. Sì, si possono utilizzare, però ripeto, non avendo avuto esperienza diretta non mi sento né di consigliarlo né di sconsigliarlo. Tenete conto che di famiglie di device Android non ce ne sono tantissime. Cioè, se avete la necessità di dire, ok, voglio testare la mia applicazione su tutti i possibili device, dovete fare un mutuo, perché sono circa 700 adesso i device disponibili. Però con un po' di attenzione rispetto a quello che sono dimensioni dello schermo, form factor, tipologia più o meno di CPU, si riduce tutto a un paio, due o tre tablet e 4-5 telefoni, che poi più o meno è quello che noi abbiamo ad esempio in Synesthesia per fare i test. I telefoni si dividono, i telefoni ma anche i tablet, a seconda della risoluzione, dei DPI, della dimensione dello schermo principalmente, sono le fonti principali di compatibilità o non compatibilità, e poi vabbè, in versione del sistema operativo. Fortunatamente c'è una ottima compatibilità all'indietro di Android, del sistema operativo verso le versioni precedenti. Se io scrivo un'applicazione per la 1.6 di Android, la scrivo bene, seguo le specifiche, seguo tutti i dettami in modo giusto, con ogni probabilità gira tranquillamente e beatamente sulla 4.0. Addirittura si riesce a fare l'opposto, quindi sono delle cose interessanti da questo punto di vista. Quello che frega un po' possono essere le dimensioni dello schermo, perché c'è la necessità di adattare l'applicazione alle dimensioni di schermo. Ma anche qua, lo vediamo poi tra un attimo, ci sono delle soluzioni molto intelligenti che si è inventato Google proprio per gestire le differenze di device. Android è pensato dall'inizio per essere compatibile con molti tipi differenti di device, e quindi integra e implementa degli accorgimenti molto carini, molto intelligenti per evitare la necessità di dover fare versioni diverse, applicazione per diverse dimensioni di schermo. Solitamente il grosso divisore tra versioni è tablet e smartphone. Tra tablet e smartphone
ha senso fare due versioni diverse dell'app, ma tra i vari tablet e tra i vari smartphone l'applicazione può essere tranquillamente la stessa. Cioè la necessità di cambiare non è tanto dettata dal fatto che l'applicazione non giri, un'applicazione fatta per smartphone non giri sul tablet, gira, però magari è brutta perché chiaramente tanto il tablet tipicamente lo tieni in landscape e non in portrait, quindi lo tieni in orizzontale e non in verticale, quindi già solo quello cambia un po' le proporzioni dell'applicazione. E in più se hai un'applicazione pensata per stare su uno schermo da 5 pollici e la porti su uno da 10, tutte le grafiche si diluiscono, quindi conviene fare la versione apposta. Ma non è obbligatorio, anche lì comunque ci sono delle metodologie per evitare di perdere, anzi per permettere di riciclare molto il codice. Ok, SDK abbiamo detto da dove si scarica, si scarica appunto SDK, si inserisce il path all'interno di... Ah, allora, dimenticavo una cosa importante, l'SDK c'è su Eclipse, quindi si scarica Eclipse nella versione... Sono più su una slide, no? Non so se ho fatto un po'... No, è vero, è giusto, scusate, sono un po' stanco. Allora, per un passo scaricare SDK che non ha a che fare con Eclipse, ma contiene gli emulatori, le librerie applicative, tutta una serie di funzionalità per creare anche quello che si chiamano AVD, che sono le istanze dell'emulatore. L'emulatore si può creare con delle caratteristiche differenti. Io voglio emulare un tablet, faccio l'emulatore con la dimensione di schermo del tablet, voglio emulare un telefono di una certa versione, creo proprio quel telefono, lo ricostruisco e faccio una virtual machine esattamente di quel tipo. Quindi si scarica questa SDK, si scompatta e si può utilizzare il comando Android proprio all'interno di Mac o Linux, con il programma SDK Manager che ha per quella schermata lì, in cui si scaricano gli altri componenti dell'SDK. Allora, l'SDK è un guscio che contiene i tool base, dopodiché lanciando questo manager da internet vi andate a scaricare, che ne so, le API della versione 4.0, 3.0, insomma, solo quello che vi serve per sviluppare tutto, è solo quello che vi serve. In più, sempre da qua dentro potete scaricare le librerie di terze parti ufficialmente, diciamo, appoggiate da Android. Ad esempio, alcuni vendor hanno aggiunto delle estensioni ai loro telefoni, per esempio LG ha tirato fuori dei telefoni con lo schermo 3D, sia lo schermo che la fotocamera 3D Android, e hanno creato delle estensioni per gestire a livello applicativo queste funzionalità, le scaricate sempre da qua. Altro esempio, questo oggetto qui, Samsung Galaxy Note, ha una pennina che permette di scrivere sullo schermo in maniera differente, diciamo, da quello che è l'utilizzo normale del touchscreen, e anche qua c'è un SDK apposta per gestire questo oggetto qua, e si scarica sempre di qua. Poi, secondo passo, vi scaricate Eclipse Classic, installate il plugin che si chiama ADT, Android Development Tool, gli mettete il path dell'SDK, a quel punto sono integrati, funzionano, che è una meraviglia. Terzo passo, appunto, è creare gli AVD, cioè creare le istanze dell'emulatore, Android Virtual Device. Una volta fatto ciò, siete pronti a partire. Io volevo farvi vedere a questo punto, magari, visto che siamo già a un punto, vorrei darvi anche qualche esempio pratico. Allora, stai registrando? Iniziamo la registrazione. Sì. Ok, benissimo. Non so, spero che si veda qualcosa. Ah, questo è Eclipse, si vede che ci lavoro sopra perché c'è un casino pazzesco. Tutto si vede anche con uno schermo un po' più grosso di questo, perché è tutto ammucchiato. Allora, le iconine che vedete qua sopra sono le icone che installa la SDK di Android. Quindi c'è ad esempio l'icona che permette di lanciare i virtual device, questo è il virtual device manager. Qua dentro creo le istanze dell'emulatore, dove posso decidere la versione, il target,
target, API level, diciamo, sono due codifiche che esistono per identificare la versione. Una è la codifica, diciamo, più mnemonica, e l'altra è la codifica interna, il tipo di CPU, eccetera, che è sempre ARM, una volta insomma, la versione ARM. Se vado a vedere i dettagli, appunto, posso selezionare il livello delle API, la dimensione dell'eventuale SD card inserita, la risoluzione e alcune caratteristiche, tipo la densità del display, se c'è la fotocamera oppure no. Non ci dilunghiamo più di tanto. Lanciamo una versione dell'emulatore, uno start, magari la rimpiccioliamo un po'. Ok, forse ci sta in questa risoluzione di schermo un po' bassa. Scusa, visto che nella tua configurazione sulle SD card hai associato un file particolare? Sì. Questo perché l'hai creato? No, il file che si crea lui. All'inizio ti chiede puoi specificare la quantità di memoria? Gli puoi dire la dimensione, dopodiché lui si crea un file e lo utilizza come SD card. E monta un disco sostanzialmente, un disco virtuale. Quindi o lo sposti tu dove vuoi? Sì, puoi creare dove vuoi. Lui di default va all'interno di... ti crea un... questo ad esempio... Titanium, perché me l'ha creato un SDK che si chiama Titanium, non so entrare nei dettagli perché sennò comunque un file montato con credo addirittura fatto 32 come file system. Android utilizza come storage l'SDK, quindi è possibile installare un SDK sul telefono. Vedete che ci mette un po' a partire. Vabbè, nel frattempo, mentre lui sta partendo, possiamo fare altro. Vi faccio vedere, questo è l'SDK Manager, che mi permette di scaricare, dicevo prima, sia componenti, diciamo, standard, quindi le varie, la documentazione, gli esempi e altre informazioni. Adesso sta provando a connettersi, ho paura che mi sia scaduta la connessione internet, quindi non riesco infatti a collegarsi, non è particolarmente interessante. Allora, qua per ogni versione di Android potete scaricarvi tutto quello che è uscito nel tempo, quindi API, SDK, documentazione ed esempi. In più ci sono i vari extras di altri vendor. Allora, una cosa interessante sono anche gli esempi, ovvero con l'SDK creiamo un progetto, così vi faccio vedere. Nonostante la 8 giga di RAM, l'emulatore mi sta facendo rallentare. Allora, creiamo un progetto di esempio, così facciamo anche, vediamo un attimo come funziona, com'è l'anatomia di un'applicazione. Diamo un nome all'app, scegliamo il target, diciamo, che vogliamo utilizzare come base per lo sviluppo. Prendiamo ad esempio Android 2.2. C'è la possibilità di usare o le API Google o le API Android Open Source Project. La differenza è che nella versione open source mancano tutte le parti, che sono abbastanza poche, principalmente le mappe e il market, non open source. Nella versione invece Google ci sono anche quelle API, quindi se dovete utilizzare, perché è un'applicazione che deve utilizzare le mappe, vi conviene utilizzare la versione che include anche la parte non open source. Dopodiché diamo un nome al package di riferimento. La convenzione vuole che siano dei domini girati al contrario, no? Quindi IT per esempio punto jugtorino azzardo punto prova, in un formato di questo tipo. Decidiamo di creare anche un'activity di test iniziale, mi piace tanto questo underscore, quindi la scrivo così, e poi specifichiamo qua un minimo SDK. Allora, che differenza c'è tra il target e il minimo SDK? Il minimo SDK viene
specificati, entrambi vengono specificati all'interno del manifest dell'applicazione. Il minimo SDK mi dice la versione minima richiesta per poter lavorare, per poter funzionare da parte dell'applicazione. Il target SDK invece mi dice all'interno della IDE che versione delle librerie voglio andare a utilizzare. Perché io posso anche decidere di sviluppare un'applicazione utilizzando la libreria della 4.0, ma usando i vari compatibility package per mettere l'installazione anche su versioni precedenti. Quindi utilizzo le API recenti, ma attraverso dei meccanismi di if inseriti all'interno dell'applicazione o utilizzando questi altri meccanismi, posso comunque mantenere la compatibilità anche con una versione meno recente. Non creiamo il package di test, creiamo finish, a questo punto da qualche parte prova giù, abbiamo la nostra applicazione, ok? Allora, chiudiamo un po' di cose inutili. Nel frattempo l'emulatore è partito. Ogni tanto c'è qualche problemino per cui la lentezza fa sì che alcuni componenti vadano in timeout. Okay. Questa è una versione emulata un po' vecchia di Android. Come vedete, questa macchina vi garantisco, sono 8 GB di RAM, processore i5, tutto quello che vuoi, ma l'emulatore è anche di una versione particolarmente recente di Android. Quindi, se volete sviluppare seriamente, procuratevi dei device consigliatissimi. Va bene, lo chiudo e vado a farvi vedere un po' com'è fatta l'anatomia di un'applicazione. Allora, vabbè, andando proprio per ordine, cartella dei sorgenti, ci troviamo i nostri package Java in maniera piuttosto familiare e abbiamo la prima activity dell'applicazione. Allora, che cos'è un activity? Corrisponde grosso modo a una finestra, una view, diciamo, di quello che può essere l'applicazione. L'activity ha un ciclo di vita che vediamo tra poco nelle slide. Ma tanto per darvi un assaggio iniziale, il metodo principale che viene chiamato dal framework quando va a creare un activity, quando va a creare la prima chiamata dell'applicazione, è questo onCreate. Quindi nella onCreate andiamo in questo momento solo a richiamare il metodo parent, passando da questo bundle, e a impostare il contenuto della view. Quindi l'activity parte e imposta il contenuto sotto questa forma. Lasciamo per un attimo questa activity così com'è, andiamo a vedere un po' di altre componenti. Allora, un'altra componente molto importante di un'applicazione Android è il manifest. Il manifest è un XML che ci gestisce la IDE, che contiene c'è un editor, mi permette di andare a vedere le varie parti. Vorrei provare a aumentare un po' la risoluzione, in cui abbiamo il package riportato, la versione dell'applicazione sotto forma di version code, che è la versione interna che viene utilizzata, version name, che è quella invece che viene mostrata all'utente. Altre informazioni, informazioni per esempio sull'SDK, l'utilizzo il min SDK, target e max SDK che vogliamo andare a utilizzare, e poi i dati dell'applicazione stessa, quindi il nome dell'app, la label che apparirà vicino all'icona, quale file andrà utilizzato per l'icona, eccetera. Non entriamo troppo nel dettaglio. Un'altra cosa importante è quello che troviamo qua, che è l'elenco dei cosiddetti nodi dell'applicazione, quindi le activity in particolare, adesso ne abbiamo una, ma anche altre componenti possibili dell'applicazione, i permessi che l'applicazione richiede. Allora, una parentesi sui permessi. Allora, vi dicevo prima che quando installate un'applicazione, quando la mettete sul market, gli utenti la scaricano,
l'applicazione si porta dietro dei permessi. Questo è un meccanismo che fa sì che ci sia un controllo su quello che le applicazioni possono fare. Le applicazioni, quando vengono scaricate dall'utente, devono dichiarare i permessi attraverso quello che c'è scritto all'interno del manifest, e il sistema operativo si occupa di far sì che l'utente con cui gireranno queste applicazioni, l'utente a livello Linux, diciamo, a livello kernel, abbia solo quei permessi. Quindi un'applicazione che non ha, per esempio, i permessi di andare su internet o di leggere contenuti della rubrica non può fare danni in quel senso, no? C'è un controllo che viene dato anche appunto all'utente finale di decidere, di vedere che cosa l'applicazione potrà fare, e quindi eventualmente decidere di non installare un'applicazione dubbia, no? Se io scrivo un'applicazione che dovrebbe visualizzare delle notizie, per esempio, e vedo che l'applicazione richiede dei permessi tipo fare chiamate, inviare sms o leggere informazioni personali, potrei dire, ma per quale motivo, che cosa serve? Quindi evitare magari di scaricarla, segnalarla e capire che non c'è più bisogno del problema. Quindi qua dentro è il luogo in cui lo sviluppatore inserisce i permessi che richiede che vengano attivati per l'applicazione. Ecco, però scusa, non c'è il motivo, nel senso che se tu ti trovi un'applicazione del genere, per esempio, non so, scarichi un gioco e il gioco ti dice voglio accedere alla tua rubrica, ma sì, poi salta fuori che il gioco c'è una parte di social network, bla bla, cioè non c'è il motivo per cui devi accedere? No, non c'è il motivo, lo puoi scrivere nella descrizione, alcuni lo fanno. Scrivono, questa applicazione richiede la permission tale perché non c'è. Diciamo che è un meccanismo che funziona abbastanza bene, è una specie di autoregolamentazione. Quando un'applicazione fa delle cose strane, se sono gli stessi utenti, gli stessi utilizzatori che magari danno dei rating bassi o addirittura segnalano l'applicazione come malware. È chiaro che non è un meccanismo perfetto, ma molto libero da un certo punto di vista. Fino adesso grandi danni non ne sono stati segnalati, però effettivamente dal punto di vista del malware Android è un'applicazione, è una piattaforma presa abbastanza di mira. Se vogliamo andare a vedere il contenuto di questo XML, ovviamente possiamo farlo, ed è un XML abbastanza semplice, che ha questo formato qua. Qua dentro vengono ovviamente inserite tutte la configurazione generale di quella che è la struttura dell'applicazione stessa. Allora, sempre vedendo esempi pratici, vedendo che cosa c'è all'interno dell'applicazione, un'altra cartella importante è la cartella delle risorse, la cartella che si chiama RES. Allora, cosa c'è qua dentro? Allora, principalmente le grafiche sotto forma di immagini e layout dell'applicazione, i testi sotto forma di stringhe diciamo traducibili dell'applicazione, e altre risorse che l'applicazione può utilizzare, ad esempio dei colori codificati in un certo modo che vengono utilizzati dentro l'applicazione, altri elementi dell'interfaccia utente e quant'altro. Le risorse sono suddivise per cartella e possono avere dei qualifier. Ad esempio, Drawable contiene tutto quello che può essere disegnato, appunto tipicamente delle immagini. Adesso in questo caso questa applicazione ha un'unica immagine, che è l'icona dell'applicazione stessa, che è questa. E la cartella Drawable vediamo subito che è divisa in tre. Ci sono tre cartelle differenti che differiscono per questo qualifier, che identifica il numero di dpi, quindi la densità dei pixel dello schermo corrispondente. Che cosa significa? Allora, ho HDPI, LDPI e MDPI, quindi DPI alti, DPI bassi e DPI medi, schermi con alta densità, quindi di buona qualità, di media qualità e di bassa qualità. Questo già ci permette di capire che le risorse che troviamo qua dentro all'interno dell'applicazione possono essere adattate, quindi l'applicazione può auto-adattarsi a diverse tipologie di dispositivo applicando i qualifier giusti alle risorse. Questo è un concetto molto importante di Android, su cui vi chiederei di soffermarvi, perché è utilizzato moltissimo.
andando ad aprire due risorse differenti potete capire la differenza. Allora, qua ho aperto la versione, se non sbaglio, HOM dell'icona, e qua la versione L. Quindi la versione per i DPI più alti è più definita, è più grande. Perché? Perché apparirà su uno schermo di qualità migliore e quindi è più, ha un numero maggiore di pixel, una risoluzione maggiore. Come viene deciso tutto ciò? Viene deciso in automatico dal device. Quindi io nell'applicazione includo tutte le risorse che mi interessa gestire, e poi sull'applicazione installata su uno schermo, su un device con uno schermo HDPI, quindi uno schermo tipo quello del Galaxy Nexus, ultima versione uscita che è HDPI, vedrò l'icona più bella. Su uno schermo più piccolo, con una qualità minore, in automatico il sistema andrà a caricare l'icona più piccola. Questo tipo di autoconfigurazione funziona per diverse tipologie di qualifier, quindi posso specificare non solo i DPI, ma per esempio anche la dimensione minima dello schermo, posso specificare dei selettori per esempio relativi alla lingua del telefono utilizzato, quindi visualizzare le grafiche localizzate per l'italiano, per l'inglese, per altre lingue, ma non solo, posso anche differenziare le stringhe stesse che utilizzo nell'applicazione, perché se voglio creare un'applicazione multilingua posso decidere che tutte i testi che vengono inseriti nell'applicazione in realtà sono inseriti all'interno di un XML, che è questo, lo faccio vedere su XML, che sta dentro la cartella res by values strings, in cui ho un identificatore della stringa stessa e il testo corrispondente nella lingua di default a quell'identificatore. Se io decidessi di localizzare, quindi di modificare l'applicazione e realizzare una versione, per esempio adesso questo supponendo default in inglese, faccio una versione in italiano, mi creo una cartella values-it, facciamolo, il qualificatore qualifier e it, creo un file assolutamente identico di stringhe qua dentro, invece di reward qua scrivo ciao mondo, e quando l'applicazione partirà su un telefono che ha settato la lingua italiana verrà utilizzata la stringa con il qualifier trattino it. L'elenco dei qualifier è molto lungo, si trova sulla documentazione, si possono, utilizzando questo sistema, gestire moltissime casistiche, realizzando quindi un'unica applicazione che funziona su più formati. Su più formati, su più lingue differenti di telefono, su più dimensioni di schermo, eccetera. Nota importante, se non specificate tutte le varie dimensioni di schermo, quindi drawable, le immagini per tutte le varie dimensioni di schermo, Android le adatta in automatico. Quindi perché serve specificarle? Per quale motivo potrei decidere di specificarle? Perché voglio avere un controllo più raffinato. Se non mi interessa avere un controllo raffinato sul fatto che una certa immagine su una certa tipologia di schermo deve apparire in un certo modo, io posso anche definire tutto per la dimensione più alta, e in automatico Android si crea le dimensioni intermedie e più piccole. Va bene, tutto quello che rimane, che viene inserito, che andrete a creare all'interno della cartella RES, viene automaticamente gestito dalla IDE e viene creata una referenza di questi oggetti all'interno del codice Java. All'interno di questa cartella gen c'è questa classe che è autogenerata, che contiene una classe che non dovete mai andare a modificare e in genere neanche mai ad aprire, ma la utilizzerete soltanto, che contiene tutte le risorse codificate. Quindi ad esempio il drawable dell'icona è codificato in questo modo. Questo è generato in automatico e serve a poter, all'interno del codice sorgente,
referenziare gli oggetti, le risorse in questo modo qua. R punto, questo, in questo caso layout, adesso tra un attimo vediamo cosa sono i layout, se voglio referenziare per esempio un'immagine, R punto drawable punto, e mi trovo i C-Launcher, eventualmente altre immagini che posso andare a avere inserito all'interno delle risorse. Quindi questo mi permette poi di avere degli shortcut direttamente nel codice. Allora, un'altra cosa importante che finisce nelle risorse sono i layout. Allora, l'interfaccia utente di Android può essere definita in due modi, può essere creata in due modi. Può essere creata programmaticamente, un po' come si fa per esempio su AVT o su Swing, dove istanzio gli oggetti, li aggiungo ai container e creo la mia interfaccia, oppure utilizzando degli XML. Gli XML sono questi oggetti, gli XML dell'interfaccia si chiamano layout e vengono inseriti appunto all'interno della cartella res sotto la sottocartella layout. Andiamo a vedere come sono fatti, come è fatto ad esempio questo main che ci ha generato la IDE. Allora, c'è da dire che esiste un editor integrato nell'SDK di Android, un editor visuale per l'XML dell'interfaccia utente. Adesso qua ve lo ingrandisco un pochettino. Potete vedere che c'è il riprodotto praticamente quello che è l'interfaccia utente del telefono, qua sopra c'è questa barra che è parte di Android con le informazioni della batteria e del campo, e poi qua dentro abbiamo il contenuto del nostro layout che possiamo gestire in maniera grafica. L'editor è molto potente, molto raffinato, adesso appunto la risoluzione è un po' sacrificata, però qua avete una palette con tutti gli elementi che potete andare a utilizzare. Li potete prendere, inserire e vedere direttamente nell'interfaccia grafica, oppure andate a vedere direttamente l'XML. Qua si vede un pochettino meglio, vedete che l'XML è definito un po' in maniera vagamente simile a quello che potrebbe essere un HTML, in cui c'è l'intestazione dell'XML, poi sono definiti gli elementi effettivamente dell'interfaccia. L'interfaccia di Android è creata utilizzando delle view e dei layout. Tipicamente le view sono gli oggetti tipo la text view, l'image view, che implementano degli elementi grafici, e i layout sono dei contenitori al cui interno vengono inseriti gli oggetti stessi. Ci si potrebbe dilungare per ore e giorni a entrare nel dettaglio, per adesso mi basti sapere che esistono differenti tipologie di layout e che queste differenti tipologie di layout sono pensate per poter essere autoadattanti a varie dimensioni di schermo. Perché in particolare uno dei layout che si utilizza di più si chiama Relative Layout, è tutto gestito, come dice il nome stesso, in maniera relativa. Cioè io definisco che un certo oggetto si trova a fianco di un altro, di sotto, all'inizio della schermata, al fondo, eccetera. Non uso mai delle dimensioni fisse, di modo che l'interfaccia si autoadatta a quello che è lo schermo che sto andando a utilizzare. Questa è un'altra delle modalità che Android ci mette a disposizione per rimanere compatibili con più possibili, con uno maggiore di device. Anche i layout possono essere definiti da dei qualifier. Ad esempio, voglio definire un'applicazione che funziona sia sugli smartphone ma anche sui tablet. Perfetto, allora definisco un layout all'interno della cartella layout, lo chiamo main, e verrà utilizzato in generale per tutti gli schermi. Poi definisco una cartella dentro le risorse, la chiamo layout trattino xlarge si riferisce alla dimensione dello schermo, non ai dpi, quindi xlarge sono gli schermi dai 10 pollici in su. Prendo il mio main, lo copio qua dentro e qua vado a creare un XML totalmente diverso che verrà caricato con la stessa istruzione, che è questa qua, soltanto sugli schermi xlarge.
La regola è che Android parte dalla risorsa più specifica andando poi verso quella più generale. Quindi ho specificato la dimensione di schermo X-Large, allora se sono su un device X-Large prendo quel tipo di risorsa. Diversamente prendo quella più generale, che è definita direttamente dentro layout. Quindi non ho necessità di specificare una versione di layout per medium, small, large e X-Large, ne posso definire una che copre il default e poi nello specifico solo quella che voglio effettivamente rendere più differente. Trova la più simile o c'è il default e la specifica? Va in ordine di specificità, un po' come fanno i CSS, non so se avete presente. Se io definisco un CSS in una pagina, il browser prende prima quello più specifico, poi se non ce n'è uno molto specifico va generalizzando sempre di più. Android è la stessa cosa. Se io specifico una sfilza così di qualifier e mi trovo in quella casistica lì, Android va su quello e poi va a cercare mano a mano se quello sempre meno specifico, fino a prendere il default, che è quello che non ha nessuna specificità. In questo caso però almeno un default lo devo... Quindi il device stesso dichiara... Il device, un dato device sa qual è la sua dimensione di schermo, il suo DPI, il suo linguaggio di riferimento, eccetera, e quindi va a scegliere la risorsa corrispondente. Scusa, e i qualifier validi sono elencati? Qualifier validi, allora, c'era una slide che ne elenca alcuni, ve la cerco. Questa. Non è neanche questa. Eccolo qua. Allora, ad esempio, la lingua è uno dei qualifier. Italiano, inglese, oppure addirittura specificare inglese, Stati Uniti, inglese, Australia, eccetera. Dimensione dello schermo. Allora, questo è stato introdotto un po' più recentemente, questo formato SW. SW oppure SH, W e H indicano rispettivamente smallest width, smallest height, width e height, cioè larghezza più piccola oppure semplicemente larghezza, altezza più piccola o semplicemente altezza. E permettono di dire se la dimensione più piccola, quindi tra altezza, tra le possibili larghezze ruotando il device, è almeno un certo valore, prendi questa risorsa, le risorse definite per questo. Poi c'è la categoria di schermo, che abbiamo visto adesso X-Large, però c'è anche Small, Large, Medium, in questo momento sono queste quattro. E poi c'è ad esempio l'aspect, 4 terzi piuttosto che quadrato, posso definire risorse differenti. L'orientamento, cioè posso dire se il device è orientato in un certo modo prendi questo layout, se lo giro nell'altro modo, quindi portrait, landscape, prendi quest'altro. Quindi all'interno, diciamo, dello stesso device posso usare più risorse, ma anche per esempio se cambio la lingua di default riapro l'applicazione e vado a utilizzare le risorse. Poi i DPI che abbiamo visto prima, quindi la risoluzione in per inch, la versione del sistema operativo, posso definire che una certa risorsa viene utilizzata per una certa versione del sistema operativo e altre. Questo link qua vi manda alla documentazione, per queste slide credo che metteremo disponibili, vi manda la pagina di Google dove sono definite tutte le possibili qualifier, ce ne sono una quantità, è una cosa molto potente di Android. Ok, torniamo alla dissezione dell'applicazione prima di ritornare direttamente alle slide. Allora, diciamo, tutto quello che finisce qua dentro, nel tuo res, è poi diciamo, referenziabile attraverso quel metodo che vi ho fatto vedere, è la classe R, punto, tipologia di risorsa, punto, nome della risorsa. Ci possono essere dei casi in cui questa struttura non ci piace, perché? Perché per esempio un limite di questa struttura è che non posso gestire le sottocartelle. Se io ad esempio ho delle immagini che voglio utilizzare nella mia applicazione e le metto nelle risorse, sono flat, tutte nella stessa cartella, non posso definire sottocartelle. Altri casi potrebbe essere la necessità di gestire una gerarchia o comunque di gestire delle risorse in un dato modo. Allora c'è questa cartella che si chiama asset, qua dentro posso metterci quello che mi pare, di qualunque tipo di file, qualunque tipo di cartelle, sottocartelle, eccetera, verranno poi inserite nell'applicazione. Nel momento in cui l'applicazione è installata ce le troveremo
disponibili con delle API che ci permettono di accedere a quella cartella. Un esempio classico di un asset è il DB, il database, finisce qua dentro e viene poi aperto e referenziato direttamente come file. Il database tipicamente è un file SQLite che posso pre-crearmi e quindi includere con già dei dati inseriti dentro, oppure posso gestire direttamente dentro la mia applicazione, crearlo. Ci sono delle API Android o JDBC? No, sono API Android, direttamente. Molto semplici. Scusa, un'altra domanda su questa cosa degli asset. Se stavo pensando tipo a una pagina di configurazione, se in un dispositivo tipo un tablet riesci magari a visualizzare tutte le opzioni che vuoi in una singola schermata, sì, diciamo, mentre su un telefono non ce la fai e decidi di andare per due pagine di configurazione tipo sì, master di, insomma, sì, semplici, avanzate, così, devi cambiare il codice, giusto? Allora, devi cambiare il codice. Allora, diciamo che dalla versione 3 in poi hanno introdotto una classe che si chiama Fragment, che permette di gestire questa casistica qua. Allora, il Fragment è praticamente una sotto-activity, un pezzo di un'activity. Allora, l'activity, abbiamo detto, tipicamente corrisponde a una schermata. Non è poi così vero, perché si possono anche usare delle sotto-activity, si potevano già usare delle sotto-activity anche prima, per esempio per gestire i tab, le liste che hanno il tab in alto contengono delle sotto-activity. Però diciamo l'activity corrisponde in genere a una schermata. Dalla versione 3.0 di Android e dalla versione precedente, utilizzando il framework di compatibilità, il package di compatibilità di support, c'è la possibilità di gestire questi fragment. I fragment sono delle sotto-activity che vivono di vita propria, hanno un loro ciclo di vita separato e possono essere utilizzati come componenti per creare delle activity più complesse. L'esempio proprio tipico è quello in cui ho uno smartphone in cui ho una lista, un elenco di item che una volta cliccato mi porta a un'altra activity con un dettaglio. Magari su un tablet vorrò avere l'elenco sulla sinistra e sulla destra, vedere direttamente il dettaglio, non un po' come fa, non so, il client di posta elettronica. Se io sono su un telefono e apro Gmail, vedo l'elenco delle mail, clicco, mi apre la mail in una schermata a tutto schermo. Se lo apro su un tablet, a sinistra l'elenco delle mail, ci clicco sopra, a destra ho la preview della mail che mi posso scrollare. Se io gestisco questa cosa con i fragment, posso far sì che in maniera più o meno automatica, o comunque scrivendo pochissimo codice, in un caso ho due activity che contengono due fragment differenti, nell'altro caso ho un'activity sola che contiene gli stessi due fragment, ma il codice associato ai due fragment è assolutamente identico. Tipo il panel swing. Tipo i panel di swing. Sì, un po' tipo i panel di swing. È stato anche un po' paragonato nel caso del web a degli iframe su web. Il concetto è quello degli include dinamici. Allora, una cosa importante da sapere e da dire sulle activity, che si applica anche ai fragment, è quello del ciclo di vita delle activity, che è una delle caratteristiche più peculiari e interessanti e importanti di Android. Allora, in questa slide viene visualizzato, viene esemplificato il ciclo di vita di un'activity. Allora, le activity, abbiamo detto, corrispondono più o meno alle finestre dell'applicazione. Però dal momento che Android è pensato per funzionare in condizioni di scarsità di risorse, di poca memoria, l'applicazione non è un oggetto unico, indivisibile, monolitico. L'applicazione è formata da un oggetto applicazione, app, che effettivamente è addirittura opzionale, non è detto che ci sia, e da un set di activity, servizi, funzioni abbastanza separate, che vivono abbastanza di vita propria. Perché? Perché in un dato momento magari io posso aver caricato anche solo un'activity di un'applicazione e non tutto quello che è l'insieme di activity. Non solo, in un dato momento in cui un'activity non è visualizzata, il sistema operativo può decidere che ha necessità di avere più memoria e quindi chiudere l'activity senza chiudere l'applicazione stessa. Se voi utilizzate un telefono Android, vi rendete conto che
il concetto di applicazione è abbastanza diluito. Ci sono queste schermate che andate ad aprire e poi tornate indietro, viene gestito uno stack di activity, quindi apro un activity, apro una schermata, ne apro un'altra, viene messa in cima allo stack, schiaccio back e torno indietro. Però tutto ciò è molto libero e slegato. Addirittura posso passare con dei meccanismi chiamati inted da un activity di un'applicazione a un activity di un'altra, richiamando solo una determinata activity, non tutta l'applicazione. Un caso di esempio è quando vengono gestite le mappe. Io posso essere nella mia app e invece di visualizzare la mappa, ho bisogno di visualizzare una mappa, invece di visualizzare un'activity della mia applicazione, richiamo l'activity mappe di sistema e lo faccio aprendo una chiamata che viene nominata intent, che richiama l'applicazione delle mappe nell'activity di visualizzazione della mappa stessa, passando eventualmente dei parametri. Una cosa interessante è che questa chiamata è definita a livello di sistema operativo, in questo caso. Quindi se io ho installato il TomTom sul mio telefono, quando l'applicazione che io ho scritto richiama l'activity di sistema che visualizza una mappa, il sistema operativo mi dice: vuoi aprire la mappa con Google Maps di sistema o la vuoi aprire con questa applicazione che si chiama TomTom o quest'altra applicazione che si chiama, non so, Navigator, Vatte la Pesca. Cioè, un po' come quando apro un file su Windows o su un altro sistema operativo, mi viene chiesto, ho la possibilità di aprirlo con, e ci sono diverse applicazioni che posso aprirlo, su Android ho la possibilità di definire delle activity che rispondono a un certo intent e di quindi generalizzare la chiamata. E quindi, senza che l'applicazione iniziale ne sappia nulla, la richiesta di visualizzare una mappa può passare ad un TOM, in questo caso, perché l'utente ha installato sul suo telefono l'applicazione TomTom. Questo meccanismo è molto potente, rende lo sviluppo molto veloce e molto agile. Un altro esempio è, per esempio, lo share di un contenuto. Se io voglio condividere un'informazione dalla mia applicazione su un social network, chiamo un intent che si chiama appunto send, neanche share, send, e le applicazioni che rispondono a send visualizzano, cioè il sistema operativo visualizza un elenco di queste applicazioni e l'utente può scegliere. Quindi non ho necessità di dover sapere a priori, voglio permettere all'utente di condividere su Flickr, Facebook, Twitter, che cavolo ne so, no, attivo l'intent di condivisione e il sistema operativo mi fa vedere quali sono le applicazioni installate dall'utente sul telefono e mi permette di scegliere di condividere, non so, via mail, ok, seleziono la mail, via Flickr, seleziono Flickr, via Twitter, seleziono Twitter e così via. Molto molto potente e molto molto interessante. Torniamo un attimo a quello che è il ciclo di vita delle activity. Una domanda. Certo. Questa condivisione di funzioni avviene con un'interfaccia Java o perché i singoli componenti dichiarano io faccio mappe? Allora, le applicazioni dichiarano all'interno del manifest a che tipo di intent rispondono. Poi, gli intent possono essere privati all'interno dell'applicazione e quindi non c'è bisogno che vengano neanche, diciamo, inseriti nel manifest, no? L'intent è la chiamata che permette di aprire un'activity viene chiamata, aperta con un intent, non solo le activity, anche altri oggetti sono chiamati, però l'intent richiama un'activity. Nella mia applicazione posso definire che l'applicazione appunto stessa risponde a certi intent. Esistono l'intent è una stringa, sostanzialmente gli intent pubblici sono delle stringhe. Esistono degli intent definiti a livello di sistema, quindi se la mia applicazione dichiara di rispondere all'intent di tipologia send, il sistema sa che quando un'altra applicazione richiede quell'intent può visualizzare questo elenco. Poi tra l'altro, esattamente come succede in altri ambiti, l'utente può dire apri sempre con. Se mi installo, non so, diverse applicazioni per aprire i PDF, Adobe Acrobat oppure non so, un altro lettore di Adobe PDF, però dico a me piace quello, seleziono apri sempre con, tutti i PDF mi verranno aperti con quel tipo di intent, con quel tipo di applicazione. Quindi l'applicazione dichiara a che intent risponde e poi le altre applicazioni possono richiamarlo. Se c'è un'applicazione che può rispondere ovviamente a quel tipo di intent.
Quindi questo elenco di intent ci è sono definito a livello di sistema, è definito, ce ne sono un certo numero definito a livello di sistema operativo e poi anche nome e parametri, anche i parametri, esatto. All'intent io posso associare una serie di parametri, stringhe, numerici, insomma c'è un oggetto a cui associo i parametri dell'intent, si chiamano extras, quindi posso aggiungere degli extras. A seconda del tipo di intent ci saranno delle tipologie di extras. Se voglio mandare una mail aggiungerò l'extras che è il subject, l'extras che è il destinatario, se lo voglio mettere, se no dovrò inserisce l'utente, e il contenuto della mail che voglio andare a inserire. Sono definiti, diciamo, a livello di sistema. Torno a questa slide che è decisamente importante. Allora, dicevo, le activity vivono abbastanza di vita propria, e il sistema operativo può anche appunto decidere che magari un'activity che non è visualizzata in un dato momento ma che è nello stack viene killata, viene tolta di mezzo perché ha bisogno di il sistema operativo ha bisogno di memoria. Tutto questo come viene gestito? Viene gestito in questo modo abbastanza intelligente. Allora, quando l'activity viene richiamata, parte lassù in alto, cioè l'activity start in azzurro, viene chiamato un metodo che si chiama onCreate. L'onCreate crea all'interno di onCreate, ad esempio, abbiamo visto prima, viene istanziata l'interfaccia utente, vengono inizializzati, possono essere inizializzati degli oggetti che l'activity utilizza, tutta un'altra serie di chiamate di inizializzazione dell'activity stessa. Poi viene chiamato un metodo onStart, successivamente un onResume, e dopo l'onResume l'activity è running, quindi è disponibile per il funzionamento da parte dell'utente. Dopodiché succede che l'utente richiama un'altra activity, viene aperta un'altra finestra. Questo viene gestito, come dicevo prima, attraverso uno stack, cioè la possibilità di lavorare un po' su questo stack, però in linea di massima apro l'activity sopra a quella corrente. La prima cosa che succede è che Android chiama sulla mia activity il metodo onPause, quindi l'activity è stata messa in pausa. Quindi se per esempio l'activity stava facendo delle connessioni di rete o visualizzava delle animazioni, nell'onPause posso stopparle per evitare di consumare CPU o altre cose. Se subito ritorna visibile, quindi se viene subito schiacciato il tasto back, finisco nel metodo onResume qua. Okay, quindi ero qua running, è passato qualcosa, sono finito nell'on pause, torno qui e torno nel resume. Nel resume faccio allora ripartire eventuali cose che avevo stoppato nell'on pause. Ok, altro caso, sono nell'on pause, l'activity non è più visibile, il sistema lo può mettere in stop. Allora, lo stop è un po' più, diciamo, definitivo della pausa, è una cosa che succede prima che l'activity venga effettivamente tolta dalla memoria. Quindi qui diciamo, gli oggetti che andiamo a liberare possono essere un po' più consistenti, possiamo chiudere le connessioni del DB, possiamo fare delle attività, delle cose più anche che consumano del tempo per poi poter essere riprese. Anche qua, nel momento in cui sono in un non-stop, possono capitare due cose. L'activity torna a essere visibile e quindi viene chiamato un altro metodo onRestart, che è quello là, e di seguito gli stessi di prima, quindi ritorniamo nel ciclo, fino a non start, un resume, ritorniamo running. Oppure può capitare che effettivamente il sistema operativo abbia bisogno di memoria e quindi senza che ci venga chiesto più niente, l'activity è killata. E quindi la volta che viene riaperta o esplicitamente o perché l'utente va nel back, si riparte dalla on create e quindi si ricrea di nuovo tutto quanto da capo. Quando l'activity viene chiusa invece in maniera esplicita, cioè decido che quella finestra non mi serve più a livello applicativo, c'è ancora un metodo che è la on destroy, in cui posso disallocare delle risorse che avevo allocato in precedenza, liberare la memoria. Questo diciamo, schema è da conoscere bene, perché appunto il punto critico, diciamo, è quando la non stop il processo viene killato e quindi ci perdiamo
eventuali informazioni che stavano dentro l'activity. Per questa ragione, se ad esempio voglio gestire dei dati importanti o voglio cacheare delle informazioni, è bene utilizzare, cioè ad esempio, un oggetto che è possibile serializzare e poi ritirare su in maniera automatica, oppure se invece non voglio serializzare le informazioni ma voglio comunque averle disponibili, per esempio memorizzarle in un oggetto che non viene killato come l'oggetto application, che posso andare a definire, lo definisco nel manifest e poi a quel punto posso chiedere una referenza ad Android di quell'oggetto e leggere o scrivere le informazioni lì dentro. L'oggetto application vive per tutta la vita la durata dell'applicazione. I fragment hanno un ciclo di vita simile a questo, ma non ci sono tutti questi metodi, ce n'è qualcuno in meno perché sono degli oggetti un po' più leggeri, un po' come un thread può stare a un task. Sono degli oggetti un po' più leggeri che vivono solo dentro il contesto di un activity. Ok, una cosa al volo, se non è complicata la risposta. Dal punto di vista dell'utilizzo della memoria e della flash, di questo stato di questa macchina stata, viene tutto tenuto in RAM oppure è una cosa persistente? Nel senso, insomma, la flash non viene usata? Domanda a cui non so rispondere senza andarmi a leggere qualche cosa, non ti so dire. Non so, cioè, intendi quanto, diciamo, di questo che si vede qua viene poi cacheato? Diciamo, quanto è persistente, qualche no. Persistente intendo dire che la memoria finché termina acceso e la RAM, insomma, si può considerare dal punto allora, di vista. Se come penso di questo, nulla, a meno che tu esplicitamente non ti salvi le informazioni. Ci sono diversi modi per salvare delle informazioni su Android. Il database però, ad esempio. Il database persistente. Poi c'è un concetto di preference in cui puoi salvare delle informazioni che non sono persistenti. Possono essere anche shareate da applicazioni differenti che condividono la stessa signature, la stessa firma. E poi hai la possibilità di salvare nell'SD. Quindi anche la possibilità di avere quello, e se non ricordo male c'è anche una possibilità di salvare invece nello spazio dedicato all'applicazione all'interno della memoria flash del telefono, però è sconsigliato perché è uno spazio limitato. Allora, da una certa versione di Android in poi le applicazioni possono risiedere o nella flash, diciamo, del telefono stesso o sull'SD. Non tutte le applicazioni possono essere spostate sull'SD, però impostando un flag nel famoso manifest si può dire che questa applicazione può essere spostata manualmente o automaticamente sull'SD. Vi consiglio di impostarlo, a meno che l'applicazione non ricada nelle casistiche di non spostabile sull'SD, perché è molto utile e molto apprezzato dagli utenti il fatto di poter risparmiare lo spazio molto limitato della flash e utilizzare invece lo spazio molto limitato, molto meno limitato. I telefoni recenti, prossimi, pare che non abbiano più. Non hanno più questa distinzione della 4.0, hanno. Per questione di performance. Ma hanno, gestiscono i file system in maniera differente. E se, proprio sinceramente non ho ancora studiato bene come funziona, so che è cambiato, non c'è più questa distinzione. Almeno dal punto di vista delle applicazioni che utilizzano le API 4.0 in maniera diretta, la compatibilità viene comunque ancora gestita, quindi il concetto continua a rimanere per compatibilità verso applicazioni precedenti sono scritte in maniera. Scusa, non c'è la possibilità di stoppare dal punto di vista applicativo l'applicazione, giusto? Cioè l'activity? Certo, basta chiamare il metodo finish all'interno dell'activity e lui esce. Esce passando da questi pass. Non so se va direttamente su un destroyer, si fa tutto il passaggio. Penso si faccia tutti i passaggi, se ricordo bene si rifà tutti. Comunque sì, puoi esplicitamente dire. Ma scusa, solo per fare un esempio pratico, tipo se io sto giocando e mi arriva una telefonata, quello che succede è che la telefonata è un'altra activity. È una nuova activity che viene messa sopra quella corrente. Okay. Quindi cosa succede? Il gioco intanto viene messo in pausa subito. Il gioco viene messo in pausa. Immediatamente viene messo in pausa, ma non viene rilasciata nessuna
risorsa, a meno che il gioco nella home pause non esatto, decide di fare. Diciamo che allora, nella home pause fai tutte le cose che non, si riescono a fare abbastanza velocemente, senza che ci sia un ritardo percepibile dall'utente, perché il passaggio tra home pause e home pause può essere piuttosto veloce. L'on-stop è una cosa già che... ma facciamo una, scusa, un altro esempio pratico, per esempio il giochino fa una musichetta, sì, mi arriva una telefonata, tipicamente la mette in pausa, quando sei nella pausa, in pausa. Ma sono io che dal codice devo dire stop alla musica, sì, altrimenti continua a suonare, non in pausa, altrimenti continua a suonare, okay. Quindi non è che un altro esempio classico sono i video, se io sto facendo play un video e per qualche motivo per esempio metto in stand by il telefono, se non gestisco, quando metto il telefono in stand-by, l'attività va in pausa. Se non metto in pausa il video, continuo a sentire l'audio più avanti, certo, perché il video sta continuando a playare. Un po' c'è il telefono a 500 gradi. Esatto, ti vai in posizione, finisce la batteria e ti accorgi che il software non è avvenuto. Però comunque è tutto applicativo, nel senso che devi scriverlo tu, non è che il sistema operativo dice siccome è arrivata una telefonata, allora disabilito l'audio delle altre applicazioni perché voglio usarlo in modo esclusivo per le telefonate. No, anche perché potrei voler invece continuare ad ascoltare l'audio. Per esempio, sono in autostrada con il navigatore e mi arriva una telefonata. Magari vorrei continuare a sentire le indicazioni del navigatore perché sennò rischio di perdermi l'uscita dell'autostrada. Un esempio pratico che succede, no? Se io ho un navigatore attivo e ricevo una telefonata in cuffia, continuo a sentirmi anche l'audio del navigatore. A volte è fastidioso, no? Però è un'opzione che tu puoi mettere. Esatto. Puoi dire al navigatore, all'applicazione, dico, no, quando ho un'altra telefonata disattivami l'audio. Però è l'applicazione che lo fa, non è il sistema operativo. Altre domande? Ok. Allora, tornando brevemente all'applicazione di esempio, direi che vabbè, qua abbiamo visto più o meno, allora, tornerei ancora alle slide così vediamo se c'è ancora qualcosa di importante. Come sono? Per quanto riguarda il progetto, scusa, dimmi, ho visto che c'è un file programma, quindi vuol dire che il bytecode viene offuscato dalla... C'è la possibilità, allora, hanno integrato da un po' di versioni dell'SDK a questa parte, hanno integrato forward. Prima si poteva utilizzare, però bisognava fare una manina. Adesso se io voglio offuscare il mio codice, basta che scriva qua dentro, forward, sì, no, io lo scrivo in italiano, cioè in italiano, lo scrivo giusto, qualcosa tipo forward CFG, vengo a copiare da qua, ok, forward config. Allora, se scrivo questo, normalmente non è attivo, c'è il file di configurazione ma non viene applicato quando compilo. Se aggiungo nel project properties questa stringa, questo forward.config uguale forward.cfg, ogni volta che compilo viene richiamato anche forward. Allora, perché non è attivo di default? Perché forward rallenta la compilazione e perché ti rende problematico il debugging, quindi normalmente finché non hai deciso di rilasciare l'applicazione lo tieni disattivato. Perché è bene attivarlo? Perché Java è decompilabile, quindi ci sono dei tool per prendere l'APK, scompattare. L'APK è un zip, esattamente come in Java, quindi lo rinomino in un punto zip, lo scompatto e mi trovo il file punto .dex. Ci sono dei tool che prendono il punto .dex e te lo fanno diventare un punto .jar. Da lì JAD ti permette di andare a leggere il contenuto del pacchetto. Quindi se non ho offuscato il codice mi trovo nella condizione in cui il mio codice è leggibile o comunque decompilabile abbastanza chiaramente. Quindi consiglio vivamente, se dovete rilasciare le applicazioni che hanno un minimo di senso per da questo punto di vista di valore a livello di sorgente, di attivare questa riga di ProGuard, che fa sì che l'applicazione viene offuscata e quindi resa meno decompilabile. Si può comunque decompilare qualcosa, ma non si capisce più in tubo. Tutti i metodi vengono rinominati. Cioè, oltretutto ProGuard introduce qualche ottimizzazione, quindi è anche a livello di performance guadagnate qualcosina, poco, però qualcosina lo guadagnate. Sono dei programmatori che offuscano già dall'inizio. Eh?
sono i programmatori che sì, che scrivono già il codice offuscato di dove già sì, sorgente sì. Io ho una frequenza però le sue sì per forza passare un braccio non è che è il pool di questo plugin che mi permette da lo stack trace offuscato ottenere quello non offuscato. No, devi usare ProGuard per devo offuscarlo a fronte dei file che lui si va a creare. Ma in realtà allora finché sei in modalità di test dell'applicazione conviene non utilizzare ProGuard. Nel momento in cui lo pubblichi sul market allora sì, conviene utilizzare. Poi ci sono altri tool interessanti, tipo non so se qualcuno ha mai utilizzato BugSense, che è sotto un numero abbastanza limitato però di segnalazione, è gratuito se no è a pagamento. BugSense è una libreria che voi includete dentro l'applicazione, dopodiché ogni volta che l'applicazione va in errore, va in exception, vi viene inviato un report sotto forma di un'email e sotto forma di una all'interno di un database. Vi loggate su BugSense e potete vedere la vostra applicazione dove crasha di più, che tipo di crash, vedete anche lo stack trace, tutta una serie di informazioni. Anche l'Android Market ce l'ha, però l'Android Market se l'utente non dà la conferma di invio del bug eccetera eccetera non arriva nulla, invece con BugSense viene gestito tutto quanto in background in maniera automatica. Però ricadiamo di nuovo nell'esempio della permission di prima, che se ti scarichi il gioco e c'è BugSense, questo ti dice voglio accedere a internet. Voglio accedere a internet, sì, però vabbè, diciamo che la permission di accesso a internet, bene o male, ce l'hanno quasi tutte le applicazioni. L'applicazione senza la permission di accesso a internet era in realtà è abbastanza giustificabile, anche solo per, non so, per gestire il download di qualche componente, l'invio dei record del videogioco, insomma, sono framework che gestiscono anche queste cose qua. Ok, dunque riprendiamo. Ah, ecco, allora, vai, partiamo di qua. Altri tool di cui è bene sapere, ADB. ADB è un tool a linea di comando, utilissimo, anzi indispensabile, lo userete in continuazione, per gestire da linea di comando la comunicazione e il debug verso il telefono. Per esempio, se avete il telefono, il device o anche l'emulatore, comunque il device collegato via USB, con ADB potete installare e disinstallare applicazioni, eseguire dei comandi come se li scriveste da shell, controllare alcune delle caratteristiche del telefono direttamente da linea di comando. Ed è uno dei tool che si installa appunto con l'SDK. Nine Patches invece, Nine Patches è un altro oggetto con cui vi consiglio di prendere familiarità, specialmente se volete fare un'applicazione con una grafica bella accattivante e che funziona bene su tutti i vari tipi di device. Allora, il Nine Patches è una cosa che si è inventato Google per gestire delle grafiche che si adattano, degli elementi grafici, delle bitmap che si adattano a dimensioni differenti di schermo. Senza entrare troppo nel dettaglio, perché sennò anche qua di nuovo finiamo troppo tardi, immaginate di prendere una bitmap, la dividete in 9 segmenti, quindi tagliate in verticale e in orizzontale, avete 9 quadratini. Immaginate che questa bitmap rappresenti un pulsante, che hanno i bordi arrotondati, i quadratini che stanno negli angoli hanno il bordo arrotondato, mentre i quadratini che stanno al centro o comunque sugli elementi dei segmenti laterali invece sono dritti. Nel momento in cui dovete ingrandire e strecciare questa grafica per adattarla a un contenuto diverso, quindi il pulsante ha un testo più lungo, con il Nine Patches definite che i quadratini degli angoli rimangono fissi, non si strecciano, non si deformano, mentre vengono deformati gli altri. Questa è una versione semplificata, in realtà nel patch è molto più potente di questo, però se gli elementi grafici della vostra applicazione li pensate, li studiate utilizzando questo Nine Patches, riuscite a creare applicazioni molto belle con poco sforzo. Per fare questo c'è un editor,
che non è particolarmente bello, ma Donald Page, questo qua lo faccio vedere velocemente, è un edito scritto in Java che sta dentro l'SDK di Android, in cui prendete un'immagine, la caricate, fate un drag and drop, non so se ne ho una, vediamo un'icona, per esempio, non so se funziona. Fantastico. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, vedete che qua sulla destra ci sono delle preview di questa icona strecciata malamente, qua sulla sinistra ho la parte invece di editing. Posso andare a definire, disegnando degli elementi che sono proprio dei pixel di sopra, adesso dovrei poter usare il tasto destro, ma non un mouse, quindi cliccando disegno dei pixel neri sui bordi, questi pixel neri identificano quali sono le colonne oppure le righe che possono essere strecciate. Ad esempio, attivo questa modalità qua, definisco che questo punto quest'altro possono essere strecciati, quindi i pixel che si trovano su quella scissa e quella ordinata possono essere stiracchiati, gli altri no. Vedete che negli esempi qua l'icona preserva la scritta Android sopra e il disegnino dell'Android in basso, senza deformarle, no? Senza deformare l'immagine. Quindi, se ad esempio questo elemento grafico poi lo vado a inserire in uno sfondo che sta all'interno di un activity, se l'activity è visualizzata in portrait o è visualizzata in landscape, si vede comunque bene dal punto di vista delle proporzioni degli oggetti che stanno all'interno. E io in un minuto ho fatto una grafica decisamente funzionante. Se non avessi avuto questa possibilità, la Titis sarebbe apparsa così, tutta stiracchiata, tutta stracciata. Questi file qua vengono poi salvati sotto forma di PNG e si occupa poi, l'SDK quando compila l'applicazione, trasformare questo file PNG che si chiama elaborarlo e farlo poi diventare a livello un file binario che include l'informazione su quali sono i pixel che possono essere strecciati. Quindi questo editor permette di creare questi file, però sono a tutti gli effetti dei PNG standard, quindi se volete poi crearli con Photoshop li potete fare con Photoshop o con qualunque altro editor di immagini che salva in PNG. Tornando ai vari tool, un oggetto carino è la scimmia, il monkey, che è un'applicazioncina che permette di simulare o sul telefono o su un emulatore una scimmia impazzita che inizia a schiacciare pulsanti, tasti, tocca qualunque cosa, salta sull'applicazione per vedere se l'applicazione non cresce. In alcuni casi serve, perché effettivamente controlla per esempio se avete gestito bene i thread nell'applicazione. Ah, ecco, una cosa molto importante, anche qua da sapere quando sviluppate su Android, ma non solo, i thread, Android ha un thread che gestisce l'interfaccia utente. Tutto quello che potrebbe richiedere molto tempo, quindi lo scaricamento di informazioni via internet, la scrittura e adattura di file, l'elaborazione di immagini, insomma, tutto quello che potenzialmente richiede tempo di CPU deve essere inserito in un thread a parte.
dovrebbe, per buona programmazione, deve, perché da Android 3.0 la vostra applicazione crasha se non lo fate. Se provate a fare, a scaricare, ad attivare la, per esempio una connessione diretta all'interno del thread principale dell'applicazione, che è quello che si occupa di disegnare l'interfaccia utente, e beccate una bella exception e l'applicazione crasha. Molto importante, perché? Perché se non fosse così, nel momento in cui l'applicazione scarica qualunque informazione, per esempio da internet, l'interfaccia utente rimane frizzata, immobile, finché l'operazione non è finita. Questo dal punto di vista della user experience, è male. Quindi tenete presente questa cosa e inserite tutto quello che potrebbe essere lento o richiedere del tempo in thread separati. Sappiate poi che Android definisce delle classi di appoggio, per esempio gli async task, per semplificare la creazione di thread che aggiornano delle informazioni presenti nell'interfaccia utente e contemporaneamente magari leggono dati da internet o fanno operazioni molto, molto lunghe. Poi le altre cose, l'emulatore, vari tool di gestione delle applicazioni. Dicevamo, per pubblicare un'applicazione, ma anche solo per caricarla su un device Android, è necessario firmarla. Allora, se state sviluppando, la IDE firma con una chiave temporanea di debug e mette l'applicazione sul device, non ci sono problemi. Nel momento in cui volete caricare la vostra applicazione sul market, invece vi conviene crearvi un certificato. A differenza di quello che succede su Apple, il certificato lo dovete creare voi, e lo create con quella linea di comando. Si utilizza questo keytool che genera un keystore, all'interno del keystore poi genera, si possono generare diversi alias. Il keystore viene protetto con gli alias vengono protetti con una password. Dopodiché prendete questo keystore e lo utilizzate dalla IDE per firmare, o dalla IDE manualmente, linea di comando se volete farvi particolarmente male, e lo utilizzate per firmare l'applicazione. Dopodiché, tutte le nuove versioni dell'applicazione che andate a caricare sul market devono tassativamente essere firmati con lo stesso con lo stesso keystore, con lo stesso alias, pena perdersi tutti gli utenti. Cioè, non c'è possibilità di aggiornare, di fare un update di un'applicazione sul market se non avete più il keystore originale con cui avete caricato la prima volta l'applicazione sul market. A un nostro cliente è capitato di perdersi il keystore, hanno dovuto ripubblicare l'applicazione con un package differente e cancellare l'applicazione precedente, e quindi perdere tutti gli utenti che avevano installato l'applicazione, che hanno dovuto, chi lo ha fatto, reinstallarsi l'applicazione da zero. Quindi conservate con cura il keystore che utilizzate per pubblicare sulla macchina. Ma questo certificato può essere autofirmato? È autofirmato, non è come su Apple che invece firma con la sua certification authority, è autofirmato assolutamente. Tra l'altro, se create diverse applicazioni con lo stesso certificato, c'è la possibilità di far di condividere alcune informazioni tra le altre applicazioni che hanno la stessa firma digitale. Poi vabbè, un po' di applicazioni interessanti, applicazioni di pacchetti di librerie di terze parti che vi potrebbero tornare utili, o anche non di terze parti. Ad esempio il support package, questo che prima si chiamava compatibility package, è quello che ho nominato più volte, che dà la possibilità appunto, ad esempio, di usare i fragment dalla versione 1.6 di Android. Normalmente si potrebbe fare solo dalla 3, e anche di usare altre caratteristiche utili introdotte più recentemente. Parlando di Android, non so cosa è successo. Poi Google Analytics, c'è un SDK di Google Analytics che potete integrare nelle vostre applicazioni, vi permette poi di vedere in tempo reale l'analytics esattamente come succede su web, entrando anche eventualmente nel dettaglio delle parti dell'applicazione che vengono viste. Adimob ha un suo SDK per inserire la pubblicità, l'advertising, ce ne sono mille di SDK per gestire gli ad. Adimob è quello più usato, anche perché è stato acquistato, come forse sapete, da Google tempo fa, ed è usatissimo in ambito Android, è molto semplice da integrare.
Ma Analytics lo fa sull'activity? Allora, Analytics lo devi chiamare in maniera esplicita, quindi tu instanzi, inserisci la libreria dentro la tua applicazione, dopodiché istanzi l'oggetto il tracker e quando vuoi registrare un evento o un hit di una pagina, esattamente come su web, fai una chiamata, lui registra quell'evento lì, li può accodare, poi gestirne più di più contemporaneamente, cioè più, inviarne di più in blocco, però diciamo lo fai esplicitamente. Su long create o su un resume? Per esempio, sì, il classico posto dove inserire è long create. Long create, fa la chiamata e si riuscirà. JSON l'ho inserita qua, è una libreria che non è necessariamente legata ad Android, è una libreria Java molto interessante per gestire JSON. Il formato JSON è molto utilizzato in ambito mobile per lo scaricamento di informazioni perché è più leggero dell'XML, si legge molto più velocemente e soprattutto se utilizzate JSON potete, tra virgolette, deserializzare un JSON direttamente su degli oggetti Java. Costruite gli oggetti Java in modo da rispecchiare la struttura del JSON, richiamate JSON con due istruzioni, vi create la struttura in memoria del vostro JSON. BugSense ne ho parlato prima, questa libreria per gestire le exception all'interno delle applicazioni. E poi anche questo ne ho già accennato prima, le librerie specifiche dei vari manufacturer dei telefoni che permettono di gestire caratteristiche specifiche di certi telefoni, tipo appunto il 3D, la penna o altri telefoni. Sono esempio dei telefoni che hanno il dual screen della Sony, se non ricordo male, anche queste librerie si possono andare a gestire. Vabbè, questo abbiamo saltato arrivati molto prima, di questo ne abbiamo già parlato, ci sono i sorgenti, gem, cioè la classe R tipicamente, gli asset dei vari file che non sono risorse, l'ingresso delle risorse, il manifest. Queste sono appunto alcune delle risorse, ecco, alcune risorse che non ho citato, ad esempio si possono gestire anche i menu, oltre che programmaticamente si possono gestire come risorsa, quindi i menu sono quelli che appaiono schiacciando il relativo tasto menu sul device. Le animazioni, è possibile definire delle animazioni sotto forma di transizioni, quindi movimento relativo di oggetti, fade e quant'altro nelle risorse, poi vengono richiamate in maniera programmatica. E ROW invece sono oggetti che non vengono processati e vengono lasciati tali quali. Un po' come gli asset, solo che negli asset, dicevo prima, possono avere una struttura, ma non sono referenziati da R, invece in ROW sono referenziati tutti in questa classe R.java. E tutto quanto è gestibile con i vari file. Questa l'abbiamo già vista, il manifest direi che l'abbiamo già vista. Allora, componenti base, abbiamo parlato delle activity, che appunto diciamo che avevano prima le finestre. Esistono poi i service. I service sono oggetti molto più leggeri di quelli che normalmente vengono in mente pensando ai service di Unix, Linux o di Windows. Sono un po' più che un task, sono degli oggetti che lavorano in background, quindi non hanno una UI, vengono fatti partire attraverso degli intent anche loro, ma possono per esempio partire rispondendo a degli intent di sistema quali accensione del telefono. Quindi io posso definire all'interno della mia applicazione un service che riceve l'intent del fatto che il telefono è stato acceso e quindi parte al boot e rimane lì e fa delle cose. Ovviamente bisogna fare un po' di attenzione perché se fa troppe cose comincia a consumare troppa batteria o troppa banda di rete, insomma bisogna essere un po' polite quando si utilizzano questo genere di risorse proprio per evitare che poi l'utente abbia dei problemi batteria o di altro. Però sono molto interessanti perché appunto permettono di fare tutta una serie di cose che per esempio su altre piattaforme non si riescono a fare. Su iOS non c'è un equivalente dei service, esistono degli alert, cioè degli oggetti che vengono, la possibilità di richiamare ogni tanto degli eventi, mentre invece i service possono lavorare in maniera autonoma. Su Android esistono anche gli alert, quindi posso anche definire all'interno della mia applicazione
degli eventi che periodicamente risvegliano l'applicazione e fanno delle cose. Gli intent abbiamo visto che sono questi oggetti che permettono di richiamare activity e servizi, eventualmente con dei parametri che vengono creati Exas. I bundle servono a salvare lo stato di un'activity, abbiamo visto forse prima, non so se lo ricordate, lo faccio vedere un attimo al volo. Quando parte un'activity nello create viene passato un bundle. No, scusate. Bundle save instance state. Questo bundle viene gestito in automatico dal sistema operativo e qua dentro è possibile salvare delle informazioni tra, diciamo, una istanza, un'esecuzione e l'altra di una activity. E poi c'è l'oggetto application. L'oggetto application può anche essere implicito, non necessariamente lo devo definire. Se lo definisco come esplicito, decido che allora una certa classe che deve estendere l'oggetto application è l'application, e questa classe vive per tutta la durata dell'applicazione. Per esempio, alcune informazioni tipo della cache non persistente la posso inserire nell'oggetto application. Dall'activity ho la possibilità di richiamarlo e andare a leggere delle informazioni, scrivere dell'oggetto application. Ciclo di vita l'abbiamo visto, la gestione della memoria anche, appunto, ne abbiamo parlato, l'intent ne abbiamo abbastanza parlato. Ah, ok, va bene, alcune cose in più sugli intent. È possibile ricevere dei valori di ritorno, cioè quando chiamo un activity attraverso un intent poi posso anche dare dei valori di ritorno, cioè posso poi passare degli extras, un intent di risposta all'azione che ho fatto, però tutto questo viene gestito in maniera sincrona. L'intent viene lanciato, il metodo ritorno, l'activity che ha lanciato l'intent può fare delle altre cose oppure può anche chiudersi, e il tutto poi viene gestito asincronamente con un metodo che permette di andare a leggere la risposta. E poi appunto esistono sia degli intent impliciti che sono interni all'applicazione, che vengono definiti dal nome della classe praticamente che voglio andare a richiamare, dal nome dell'activity, della classe dell'activity che voglio andare ad aprire, oppure ci sono degli intent che vengono dichiarati esplicitamente e che quindi possono servire da comunicazione tra applicazioni differenti. Io direi che almeno per quanto riguarda le slide ci fermiamo qua, non ho il morto telefono quindi non so che ore sono. Mancano 5 minuti. Ah, ok, quindi direi che va bene, possiamo fare un po' di domande e risposte, oppure non so, magari vedere nel dettaglio qualche cosa a livello di applicazione. Dai, intanto se avete delle domande, delle curiosità. Una cosa che mi chiedevo perché stavo provando a fare un'applicazione, mm-hmm, e per fare un'applicazione carina non basta fare solo sotto l'iceberg che le cose funzionano bene, ma c'è la grafica, sì, decente. Dal punto di vista di risorse grafiche e icone, ho visto che c'è ci sono delle icone comprese nella... Allora, insomma, dove sbatte la testa? Dove sbattiamo la testa? Intanto vediamo se funziona ancora la connettività. Sì. Allora, vabbè, se cerchi su Google, anzi cerchi proprio delle icone, nel senso delle grafiche oppure dei tool per generare delle... Allora, facciamo entrambe, ok. Allora, un oggetto interessante è questo, Android Asset Studio. Questa roba qua esiste sia come progetto scaricabile che come servizio disponibile su questa pagina, che ha un URL improponibile, quindi io lo cerco, se non cerco Android Asset Studio, però lo guardo, se non lo cerco su Google, dove ci sono una serie di tool, per esempio per creare le icone. Che significa? Significa che partendo da un'immagine arbitraria oppure da una clip art, prendiamo ad esempio una clip art, ok? Tipo questa qui. Adesso ho scelto una clip art, ma avrei potuto caricare un'immagine schiacciando qui. Non si
partendo da questa clip art ho tutta una serie di opzioni dove posso fare il trim dell'oggetto, posso decidere di centrarla, cropparla, di inserirlo dentro a un riquadro di un certo tipo e un po' di fortuna, adesso non so perché sulla, questa clip art non sta funzionando. Proviamo. Ok, mi vado a generare un'icona. Nel caso della clip art posso definire i colori e in automatico lui mi genera già anche le varie versioni ridimensionate. Forse è più carino vederlo come un'immagine, vediamo se abbiamo un'immagine. Buono questo. Ok, è un'immagine stupidissima. La risoluzione fa schifo, avrei dovuto scegliere un'immagine un po' più bella, però mi trovo già le icone generate con bordino, posso anche dire insomma, la voglio rotonda, eccetera. Si riesce lavorando 5 secondi di più a fare delle cose anche più carine. Stessa cosa, sempre nell'asset studio, posso fare per quanto riguarda le icone dei menu. Anche qua c'è una serie di clip art già disponibili, se no mi posso caricare le mie e anche qua poi lui mi va a generare in automatico le varie versioni, le varie grandezze. Qua ad esempio gli applica anche questo effetto che è classico dei menu di Android che hanno. Genera già la famiglia di sì. Selezionato allora, nel caso dei menu no, perché non c'è differenza, però ad esempio l'icona dei tab mi genera già selezionato o non selezionato, prendiamo ad esempio questo, eccole qua. Okay. Selected and unselected per le API 5, quindi per la versione più vecchia di Android, e selected and unselected per le versioni più recenti. Se io gli dico download zip, mi scarica già lo zip completo. Ecco qua. Se non ci stanno più di cose. Ah, infatti è finito qua. Aiuto. Ah, ok, scusate, l'ha chiamato res, giustamente. All'interno di questa cartella che mi crea nello zip, io mi trovo già non solo tutte le versioni dei vari PNG, già cioè, delle dimensioni giuste fatte con i selettori. Vedete che qua ho usato ad esempio il selettore V5 per la gestione della versione, ma mi trovo anche questo XML che mi permette di all'interno del codice referenziare i due stati del drawable, cioè selezionato e non selezionato. Questi XML qua finiscono nella cartella drawable a loro volta e sono a loro volta dei drawable che hanno in più, oltre all'informazione della bitmap, l'informazione del selezionato e non selezionato. Si usano abbastanza anche per esempio per definire i pulsanti o altre informazioni all'interno di Android. Nei tab o altrove. Quindi questo è un tool molto potente e molto comodo, questo Asset Studio. La stessa cosa per le iconine della notifica e per le icone dell'action bar che è stata introdotta da Android 3.0. Poi, vabbè, invece per trovare delle icone
da utilizzare nelle applicazioni, ci sono mille siti che perché danno icone per iPhone, Android, ce ne sono per tutti i gusti, a pagamento, freeware, via di mezzo, cioè in genere quello che facciamo è cercare su internet oppure chiedere a un grafico di creare degli oggetti custom. Se sono oggetti molto semplici se ne trovano tanti, ma anche solo le clip art che abbiamo visto per molti utilizzi vanno bene, se no appunto, se li adatta si sono delle icone anche utilizzate per desktop che possono essere utilizzate tranquillamente ridimensionando su dispositivi Android. Invece, scusa, dal punto di vista del business, nel senso la tua azienda, c'è tanto lavoro, poco lavoro, medio lavoro? Tanto lavoro. Roba esatto. Particolare, siete specializzati su un filone particolare? Allora, siamo molto forti su Android, combinazione. Quindi, tipo tutto, giochi, applicazioni business? Ma, non molto sui giochi perché non ci hanno mai chiesto particolari cose a livello di giochi, nel momento che... sviluppare giochi è un po' più complesso perché entra in un gioco quasi sempre OpenGL, grafica 3D o comunque anche 2D però insomma, un po' più avanzate. Si tratta sempre di sviluppo Java, quindi alla fine sono tutte cose fattibili, niente di astronomico, però principalmente siamo più abituati a lavorare su applicazioni tipo applicazioni contenenti contenuti informativi, video, immagini, testi, applicazioni anche giocose, ma semplici, insomma, non cose per, almeno per quanto riguarda la grafica 3D. Noi abbiamo anche. Ma voi funzionate che vi viene un'idea, fate l'applicazione, la mettete sul market e ci guadagnate? Sì, il 99% del business che facciamo in questo momento è sviluppo di progetti per conto terzi. Abbiamo delle idee su applicazioni che lanceremo anche nostre, però abbiamo fatto qualcosina ma più a livello sperimentale che altro. Abbiamo provato a lanciare un paio di applicazioni gratuite sia gratuite sia con in app purchase che a pagamento, insomma, tutte le casistiche. Ma è molto difficile fare del business partendo da applicazioni di questo tipo. O fai dei numeri enormi oppure ti devi accontentare veramente poco. Oppure fai tante applicazioni, allora magari simili però con contenuti diversi. Un esempio classico sono le guide turistiche, però anche lì ormai ce ne sono milioni, che sono tante applicazioni però su argomento diverso, che è facile realizzare perché diciamo l'applicazione la fai una volta sola, poi ci carichi dentro i contenuti, ma in quel caso si riescono ad arrivare a dei numeri molto elevati abbastanza in fretta, se no devi veramente fare un'applicazione molto scaricata. Di successo, molto scaricata. I giochi spesso sono quando hanno raggiungono una massa critica diventano delle applicazioni molto scaricate. Angry Bird, l'esempio più conosciuto da tutti, Angry Bird hanno dichiarato che le prime versioni svilupparlo è costato intorno ai 100.000 euro, che comunque non è poco, in totale ha guadagnato 11 milioni, quindi insomma diciamo che l'investimento è stato buono, però è uno su... Ma tipo un numero per un download di massa critica che dicevi? Cioè, ad esempio, che numeri stiamo parlando? Non ne ho quali idee. Molte decine di migliaia. Molte decine di migliaia? Sì, da molte decine di migliaia in su. Diciamo che un'applicazione che fa 7-8 mila download è un'applicazione che ha avuto un piccolo successo, ma non è un'applicazione che ti permette di guadagnare dei soldi. Ma parli totali, no? Tipo al giorno? Così. No, totali. No. No, beh, al giorno. No, perché ho visto gli 800 e passa K di attivazione. Lì anche l'altro discorso, per esempio, è il mercato ti rivolgi, perché se ti rivolgi solo al mercato italiano, fai un'applicazione solo per l'Italia, è un mercato molto piccolo. Se invece la tua applicazione è multilingua o anche solo in inglese, però valida e con dei contenuti validi per tutto il mondo, hai già una visibilità che è 100 volte maggiore. Poi un'altra cosa difficile, per esempio, da fare in ambito mobile è fare marketing.
non esiste il concetto di SEO come, come fai sul web, perché non hai un search engine, hai il market. Quindi devi essere molto bravo a creare per esempio delle grafiche accattivanti, delle icone belle, delle descrizioni che invogliano l'utente a scaricare l'applicazione, inserire delle parole chiave nelle descrizioni in modo che con più probabilità poi appaia la tua applicazione negli eventi, cercare di non sbagliare mai a fare applicazioni che crashano, che non funzionano su dei device, perché sennò ti becchi delle votazioni basse o dei commenti negativi che influiscono negativamente poi sul valore dell'applicazione. Cercare, non è difficile, però è sempre per farmi i fatti vostri, tipo i committenti che avete voi, chi sono, altri privati oppure principalmente pubblici, allora, principalmente privati. Abbiamo fatto anche le cose per committenti pubblici, specialmente privati. In alcuni casi si tratta di agenzie, che, agenzie di comunicazione, agenzie web che ci subcommissionano degli sviluppi, in alcuni casi siamo diretti su dei clienti. E comunque siete, grazie a questo, siete comunque tipo, non è una cosa regionale o non so se sei, se siete qua a Torino, eccetera. Siamo a Torino, sì, siamo. Ma vi arrivano commissioni più o meno da tutta Italia. Sì. Per adesso siamo limitati all'Italia, anche se stiamo facendo adesso un importante lavoro con un'applicazione che avrà visibilità abbondantemente internazionale, di cui però non posso purtroppo parlare. Preoccupare, se ho visto. Ah, vabbè, fate finta di niente, lo troviamo poi da... nell'idee? No, si è visto nelle dirette. No. Cavolo, devo cancellare top secret. Dimmi poi il menu che... il minuto. Comunque... E quanti siete? Scusa? Siamo una decina di persone, 10-13 persone, tra tutti, compresi anche... Se contiamo anche degli consulenti esterni, forse un po' di più. Team principale, siamo una decina di persone. Dipendenti, diciamo. Sì. Dipendenti oppure consulenti, però diciamo full time. Grazie. Grazie a voi.